Buongiorno a tutti, grazie per essere qui collegati. Vi introduco brevemente a questo seminario. Si tratta del secondo incontro all'interno del ciclo di seminari Smart per chi, il lavoro a distanza tra opportunità e disuguaglianze. Si tratta di un evento organizzato dal Dipartimento di Sociologia e di Ricerca Sociale dell'Università Milano Bicocca, insieme al Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e insieme al Dipartimento di Cultura, Politica e Società dell'Università di Torino, in collaborazione con SISEC, evento organizzato per la Settimana della Sociologia. Organizzato insieme alla collega Rosangela Lodigiani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Oggi presenteremo la ricerca Lavoro al tempo del Covid, i vissuti dei lavoratori e delle lavoratrici durante il periodo pandemico e abbiamo il piacere di avere qui con noi in presenza abbiamo la professoressa Valentina Pacetti, la dottoressa Marinella Vercelli. E arriverà anche la dottoressa Valentina Goglio, collegata con noi la professoressa Giovanna Fullin. Prima però di cominciare a presentare i risultati della ricerca, io lascerei la parola alla professoressa Sonia Stefanizzi, che è la direttrice del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università Milano Bicocca, che ci introduce alla mattinata. Grazie. Grazie, grazie molto Sania. Allora, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Mi fa molto piacere introdurre i lavori di questo seminario che, come è stato detto, è organizzato nell'ambito della settimana della sociologia e quindi vorrei soltanto, non entro nel merito dei risultati della ricerca, ma contestualizzare questa ricerca per quanto riguarda, diciamo, i tempi di svolgimento e poi fare delle mie, diciamo, semplici e brevi riflessioni sul tema, anche se io non sono un'esperta di queste tematiche. Allora, questa ricerca è stata svolta da un gruppo di lavoro diciamo, di studenti dell'Università di Milano Bicocca, ma anche di Torino, gruppo di lavoro che, come è stato detto, è stato coordinato dalle colleghe Giovanna Fullina, Valentina Pacetti, e Simone Tosi per quanto riguarda Milano Bicocca e Sonia Bertolini e Valentina Goglio per invece il Dipartimento di Cultura, Politica e Società di Torino. Nella primavera, diciamo, del 2020, in pieno lockdown, questo gruppo di lavoro ha svolto in particolare degli studenti del corso di laurea triennale in sociologia di Milano e Torino, hanno svolto delle interviste ai lavoratori smart working, proprio nel periodo, diciamo, più pesante, più brutto del lockdown. Sotto forma, questo coinvolgimento degli studenti è stato fatto sotto forma di stage. Anche questa è stata un'esperienza molto importante e positiva, proprio in un momento in cui noi, cioè gli studenti, non potevano fare stage in presenza. Sono state fatte queste interviste in una prima fase, poi le interviste sono state diciamo, riproposte ad un altro gruppo di lavoratori a 6 mesi di distanza in una situazione, diciamo, meno emergenziale, e infine vi è una terza fase di questa ricerca che ha visto coinvolti altri studenti, stagisti, in questo caso del corso di laurea magistrale in analisi processi sociali di Milano Bicocca, che hanno organizzato una survey e hanno, diciamo, analizzato i dati che sono emersi dalla ricerca nel periodo tra marzo e maggio del 2021. Il materiale è stato già presentato in occasione, diciamo, di seminari e anche di pubblicazioni, quindi già è stato, insomma, è iniziato a essere a circolato e c'è stata una divulgazione e quindi oggi verranno presentati nel dettaglio i risultati. Mi viene da dire delle brevi considerazioni relativamente al tema. Io credo che diciamo, soprattutto alla narrazione del disagio che è stato vissuto, penso soprattutto alle lavoratrici, alle donne, questo disagio vissuto per la continua sovrapposizione dei tempi e delle necessità di lavoro con i tempi e le necessità familiari durante l'intera giornata, io credo che sia importante anche porre l'accento su come il lavoro agile abbia cambiato
come dire, le modalità di controllo del lavoro, che non sono state più, come dire, incentrate sul tempo speso nello spazio lavorativo, ma sulla valutazione degli esiti. Quindi noi sappiamo, molte ricerche che sono state condotte su questo tema hanno messo in luce come a livello sociale sia cambiato tutto quello che ruotava intorno al lavoro, per esempio penso al lavoro impiegatizio, quindi al sistema dei servizi, all'organizzazione degli spazi, e questa, dobbiamo dircelo, questa diciamo, riorganizzazione ha comportato anche, come è emerso, ripeto, da molti studi, anche l'insorgere di nuove disuguaglianze tra chi ha avuto la possibilità appunto di svolgere il lavoro agile e chi invece ne è rimasto fuori, oppure chi magari non potendo usufruire del lavoro agile ha vissuto anche un senso come dire, di svantaggio, di inadeguatezza, non avendo gli strumenti o lo spazio necessario per poter svolgere questo tipo di modalità lavorativa. Quindi io credo che ci sia importante, veramente gli esiti di questa ricerca lo sottolineeranno, porre l'attenzione anche su alcuni fattori che dovranno essere tenuti presenti nella valutazione a posteriori del lavoro a distanza, tra cui io credo anche, questa è la mia personale valutazione, il rischio che una normalizzazione di questo stato possa rendere difficile anche tornare alla situazione precedente, una volta che speriamo l'emergenza pandemica sia finita. Alcune ricerche hanno, questa è una cosa su cui ho riflettuto, credo che sia importante, alcune ricerche hanno messo in luce che una soluzione potrebbe essere quella, diciamo, una soluzione socialmente valida, potrebbe essere quella di ripensare l'organizzazione degli spazi lavorativi in funzione proprio del lavoro a distanza, quindi con adeguate postazioni, come ad esempio gli spazi di co-working oppure i cosiddetti spazi, diciamo, di prossimità che sono dispersi sul territorio, che sono anche relativamente vicine alla propria abitazione. E quindi queste postazioni, forse diffuse di lavoro, potrebbero, come dire, coniugare l'esperienza di ridurre i tempi di spostamento, ma al contempo premiare gli aspetti, diciamo, di socialità che sono molto importanti e anche di ottimizzazione del lavoro, senza per questo anche produrre sovrapposizioni tra i tempi di lavoro e di vita familiare. Io mi fermo qui, ringrazio ancora per l'invito, io seguirò per un po', poi mi devo purtroppo scollegare perché ho lezione. Ma vi faccio i miei migliori auguri per questo svolgimento di questo seminario. Grazie. Grazie mille per questa introduzione che in realtà è più di un'introduzione perché insomma, ci ha già anticipato alcuni aspetti importanti del lavoro da remoto. Due parole sull'organizzazione della giornata. In aula ci sono anche gli studenti del corso di laurea magistrale in sociologia dell'Università di Torino, alcuni anche collegati. Di solito facciamo lezione fino a mezzogiorno. La proposta oggi è di andare avanti, non fare le pause, al limite finiamo un pochino prima. L'idea adesso è di presentare i risultati della ricerca con un'alternanza da Torino e da Milano. Speriamo che ci supporti la tecnologia e questa è anche una lezione aperta, diciamo, per la giornata della sociologia e quindi potrebbero esserci collegati, insomma, cittadini, speriamo che ci siano. E poi farei un po' di dibattito, tra l'altro, insomma, approfittando anche della presenza che abbiamo qui con noi in aula il professor Angelo Picchieri, poi vedo collegato il professor Emilio Reineri e più vedo collegate altre colleghe che sono coinvolte nell'evento, in questi tre seminari e quindi speriamo anche un po' di dibattito, lasciare un po' di spazio al dibattito a qualche intervento nella fase finale. Con questo io condividerei adesso lo schermo e lascerei la parola alla dottoressa Marinella Vercelli che comincia a esporci i risultati della ricerca.
Buongiorno a tutti e a tutte. Allora. No, non era questo che. Duplica. Così, giusto? Va bene. Perfetto. Allora, cominciamo subito. Come si diceva, il tema di oggi è il lavoro al tempo del Covid, il vissuto dei lavoratori e delle lavoratrici durante il periodo pandemico, in cui vi ripresentiamo alcuni dei risultati di questa ricerca che abbiamo svolto l'anno scorso. Allora, riprendiamo un po' le fila del discorso e ci interroghiamo su che cosa è lo smart working. Vi riproponiamo qui la definizione che ne è stata data da ILO e Eurofound, ossia una modalità di lavoro che viene svolta almeno in parte e su base regolare o occasionale al di fuori della sede lavorativa principale del lavoratore, utilizzando le tecnologie della comunicazione e dell'informazione. Perché è interessante studiare questo tema? Perché, come sappiamo, l'anno scorso abbiamo assistito a un grande esperimento sociale in tema di organizzazione del lavoro, in quanto il ricorso alla modalità di lavoro da casa è stato massiccio. Prima della pandemia, e questi dati sono dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, erano stati registrati circa 570.000 smart workers in Italia. Istat, calcolava che fossero l'1,2% del personale impiegato in lavoro a distanza a gennaio e febbraio del 2020, quindi subito prima dello scoppio dell'emergenza sanitaria. Durante la pandemia, questa è sempre una stima dell'anno scorso dell'Osservatorio Smart Working, questa cifra è balzata a 6.580.000 persone. Quindi circa un terzo dei lavoratori dipendenti. Quindi vediamo che l'entità del fenomeno è stata veramente rilevante. Guarda, ti stavo per chiamare, penso. Avanti. Piero mi ha detto di mandarla a voi. Scusate, chiudo solo un momento i microfoni. No, no, io da casa. Ah, dovreste chiudere i microfoni per cortesia da casa, scusatemi. Dicevo, questa esperienza chiaramente può incidere sul ricorso che se ne farà in futuro. Ok, va bene. Per cortesia, potete chiudere i microfoni da casa? Vi ringrazio. Ora, è importante riflettere in questo momento su questo tema, visto che proprio ora cominciano a delinearsi i primi orientamenti su quello che succederà in futuro, ossia cominciamo a riflettere su quello che è successo l'anno scorso per capire che cosa vogliamo che succeda dopo. Qui vedete alcuni articoli di giornali. Uno in cui è dei Manager Italia, in cui ci si interroga dopo il Covid, quale futuro per lo smart working? Una riflessione anche in merito al fatto che nel settore privato questa modalità di lavoro è in grande crescita e che entro fine anno pare che arriveranno addirittura delle regole, se ne parlava giusto la settimana scorsa. Oltretutto, una delle cose che è successa recentemente nell'ultimo mese è che proprio dal 15 di ottobre tutti i dipendenti pubblici sono tornati a lavorare in presenza. E ci sono anche dei movimenti sociali, perché come vedete anche in questa città, un paio di settimane fa c'è stato uno sciopero dei lavoratori Unipol che si lamentavano il brusco ritorno alla modalità in presenza. Ora, che cosa sappiamo noi? Questa è una tabella di Istat che è riportata nel mercato del lavoro 2020 verso una lettura integrata che riporta dei dati che in realtà Istat aveva già pubblicato in merito a quella che è la platea degli occupati impiegati in professioni lavorabili da remoto. Se vedete sottolineate in rosso, Istat ha calcolato che questa platea è più di 8 milioni di persone, quindi potenzialmente un grosso numero di persone, il 36,1% degli occupati. Come vedete ci sono delle distinzioni a seconda dei settori. Chiaramente nel settore agricolo la percentuale è molto piccola, però in quello dell'industria
Le professioni lavorabili da internet sarebbero il 32%, mentre invece nel settore dei servizi, che sappiamo essere particolarmente propenso a questa modalità, è il 39,2%. Come vedete, ci sono anche diversi settori, sottosettori più specifici, in cui queste percentuali sono molto molto più alte, le vedete in celeste. Il settore è quello dell'informatica. Per esempio, addirittura il 92,5% della popolazione che lavora in questo settore probabilmente potrebbe riuscire a svolgere la propria attività da remoto. E quindi, come ci sono anche altre attività, attività finanziarie e assicurative, servizi alle imprese, servizi generali della pubblica amministrazione, come vedete anche istruzione, come abbiamo visto l'anno scorso. Quindi, potenzialmente, questa è una modalità di lavoro che potrebbe avere un grande appeal. Istat, sempre nel report sul mercato del lavoro, non fa previsioni, però comunque può fare delle riflessioni. E nel report che è stato pubblicato a febbraio, quindi in una situazione che era ancora in via di definizione rispetto alle cose che abbiamo visto, diceva: l'emergenza sanitaria ha imposto il passaggio repentino alla sperimentazione del lavoro da remoto in molti settori. E nei recenti atti normativi si prefigurano le condizioni perché questo venga mantenuto e promosso ulteriormente. È presumibile, infatti, che soprattutto laddove ci siano stati investimenti tecnologici per renderlo fruibile, sia conveniente continuare a usarlo anche quando la situazione sanitaria andrà normalizzandosi. È possibile che l'emergenza abbia giocato giocoforza. La praticabilità e i vantaggi di questa trasformazione organizzativa e culturale, considerando come molte organizzazioni siano riuscite a mettere in atto in tempi stretti il lavoro a distanza di massa. La riflessione è quindi: come mai in Italia, nonostante la platea, come vi dicevo, dei lavoratori che possibilmente può riuscire a lavorare da remoto, questa modalità di lavoro sia stata utilizzata così poco? Andiamo a vedere attraverso anche questa ricerca effettivamente come si sia riusciti a realizzare questa modalità l'anno scorso. Infine, questi sono dati recenti di 2 settimane fa, sempre dell'Osservatorio Smart Working che produce degli interessanti dati su questi, sono dati di quest'anno. Quelli Istat non sono ancora usciti. Come vedete, è diviso per trimestri, questi dati sono divisi per trimestri di quest'anno fino al terzo, e c'è stato un calo. La cosa interessante è che i dati prodotti sono divisi per pubblica amministrazione, che è la parte più chiara, e poi a mano cresce la dimensione aziendale della parte privata, dividendone in microimprese, piccole e medie imprese e grandi imprese. Dal primo trimestre, al secondo trimestre, al terzo trimestre, come vedete, c'è stato un abbassamento progressivo del numero di lavoratori interessati. Tuttavia, l'ultima colonna che riguarda la stima che fa l'osservatorio per il futuro, per il ricorso a questa modalità di lavoro, vede una crescita, perché loro prevedono che 4.380.000 lavoratori effettivamente faranno ricorso a questa modalità di lavoro. Come potete guardare, e come vi dicevo prima, visto che dal 15 di ottobre i lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione sono tornati in presenza, l'unica fascia che obiettivamente ha una riduzione è la prima, quella proprio più in alto, quella relativa alla pubblica amministrazione. Tutte le altre sono viste tendenzialmente in crescita. Ora, le domande di ricerca, ossia di che cosa andiamo a parlare oggi? Sostanzialmente di tre cose. La prima, come è avvenuta la transizione allo smart working durante l'emergenza? Per fare questo ci occuperemo sostanzialmente di due fenomeni diversi. Il primo è quello legato alla comunicazione delle aziende e il secondo al vissuto dei lavoratori. Tesseremo poi le fila, tireremo le fila del discorso per vedere quali sono le condizioni eccezionali che hanno caratterizzato il momento che abbiamo vissuto l'anno scorso. In secondo luogo, ci interrogheremo su quelli che sono stati i tempi e i ritmi di lavoro, ossia da un lato i carichi di lavoro che le persone hanno affrontato lavorando da casa l'anno scorso e la questione della porosità del tempo fra tempi di vita
e tempi di lavoro, perché come sappiamo, l'anno scorso, lavorando da casa, i due tempi e i due luoghi che normalmente rimangono distinti del lavoro e della vita privata, le barriere che li separavano sono improvvisamente saltate. Questo ha dato adito all'intrecciarsi fra le due cose, con una serie di implicazioni che vedremo. In terza battuta, ci interrogheremo sul fatto se da remoto si possa lavorare meglio. E quindi cercheremo di guardare quali sono i fattori che sono andati a incidere sulle variazioni della produttività. Allora, questa è invece la struttura della ricerca. Per rispondere a queste domande utilizzeremo i dati che abbiamo raccolto, come si diceva, a cavallo fra l'anno scorso e quest'anno. La ricerca è strutturata in tre diverse fasi. La prima, che ha avuto luogo fra aprile e luglio dell'anno scorso, ha constato della raccolta di 189 interviste semistrutturate in relazione a quello che è stato il periodo del primo lockdown, il lockdown duro definito così, che si è svolto fra marzo e metà maggio-giugno. Come ricordava la dottoressa, la professoressa Stefanizzi, questa ricerca si è potuta svolgere grazie all'ausilio degli studenti e di questo noi li ringraziamo moltissimo. Una seconda fase, che invece si è svolta nell'autunno-inverno dell'anno scorso, fra novembre del 2020 e marzo del 2021, nella quale invece abbiamo cercato di ricontattare le stesse 189 persone che avevamo già contattato e siamo riusciti a reintervistarne 91, definendo così un'analisi qualitativa longitudinale. Una terza fase, che è partita all'inizio di quest'anno, fra aprile e maggio, in cui è stata realizzata una survey e abbiamo raccolto 986 intervistati. Oggi noi utilizzeremo i dati della prima fase e della terza, quindi la prima parte qualitativa e la terza quantitativa. Ora, le caratteristiche del campione. I dati che vedete qui sono quelli relativi alla survey, quindi alle 986 questionari raccolti. È un campione abbastanza equilibrato per fascia di età, in cui la fascia più preponderante è quella centrale, ossia il 55% delle persone hanno fra i 35 e i 54 anni. Abbiamo poi due fasce, quella dei più giovani e quella delle persone un pochino più in là con l'età, quella dei più giovani del 25,7%, quella delle persone un po' più in là con l'età del 19,3%. Anche per titolo di studio il campione è abbastanza equilibrato perché il 53,5%, quindi poco più di metà, ha un titolo di studio alto, quindi pari o superiore alla laurea. Per quanto concerne i titoli di studi bassi, la maggioranza ha un titolo di studio di scuola media superiore, quindi è comunque un campione abbastanza istruito. In maggioranza si tratta di donne, il 64,2%, e invece in relazione a quelle che sono le caratteristiche lavorative, 3 su 4, 76,6% lavora nel settore privato. Più dell'80% ha un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, e la maggioranza di queste persone svolgono professioni qualificate secondo quelle che sono le definizioni di Istat delle categorie professionali. Il 54,2% esercita una professione esecutiva nel lavoro d'ufficio, il 17,8% professioni intellettuali e scientifiche, il 16,8% professioni tecniche. Ora, la nostra ricerca ha toccato moltissimi temi e qui vedete una nuvola di parole che li descrive: l'identità aziendale, le relazioni con i superiori, con i clienti, con i colleghi, l'implementazione del lavoro da remoto, il significato e i contenuti di questo lavoro, la valutazione sull'esperienza svolta, le aspettative per il futuro e i desideri per il futuro, il controllo, il benessere lavorativo e anche la conciliazione. E infine tre temi che andremo a trattare ora, ossia i carichi di lavoro, la produttività e la comunicazione aziendale. Io lascio la parola a Valentina Pacetti. Allora, scusate, volevo soltanto magari faccio
Faccio così, scusate, soltanto perché così tengo sotto controllo anche la visualizzazione. Voilà. Allora, eccoci qui, grazie. Allora, grazie Marinella per la presentazione molto precisa e dettagliata del lavoro che abbiamo fatto. Allora, sono tornata indietro su questa slide perché appunto avrete intuito che dal tipo di rilevazione che abbiamo fatto, le informazioni che abbiamo raccolto, già soltanto partendo dalle 200 interviste in profondità che abbiamo fatto, poi aggiungendo anche la survey fatta un anno dopo, è una mole enorme, così grande che all'inizio ci ha anche un po' spaventato perché diventava abbastanza difficile da analizzare. Non ci siamo fatti spaventare, abbiamo un po' lavorato su questo, abbiamo cominciato a selezionare alcune questioni che ci sembravano più urgenti, per la maggior parte sono quelle di cui parleremo oggi, o anche a volte che ci incuriosivano particolarmente, no? Come nel caso della cosa di cui vi parlerò adesso. Allora, quindi una delle prime cose che ci faceva piacere capire, no? Per entrare un po' nel vivo del vissuto dello smart working, è appunto la transizione, cioè come è stato gestito il passaggio allo smart working e come è stato percepito dai lavoratori, perché ne abbiamo avuto, credo tutti, un'esperienza anche con la didattica, insomma, è stato un passaggio repentino. Dall'oggi al domani ci è stato detto si va in smart working e va bene così la visualizzazione. Okay. E quindi diciamo è stata una situazione molto particolare che abbiamo cercato un po' di andare a ricostruire. Come vi diceva la mia collega poco fa, il materiale che abbiamo utilizzato per questo particolare approfondimento si colloca nella prima fase, cioè abbiamo utilizzato ovviamente soprattutto le interviste in profondità che sono state fatte proprio durante il lockdown. Però accanto all'analisi di queste interviste, in particolare della parte che appunto riguardava il racconto di come si era passati allo smart working, come si diceva nelle interviste, abbiamo fatto anche un po' di analisi documentale. Perché? Perché abbiamo chiesto ai nostri intervistati, chi era disponibile, di farci avere il testo dei messaggi, che in genere erano delle email, ma a volte addirittura dei WhatsApp, dei messaggi di questo tipo, con i quali le aziende avevano comunicato il passaggio allo smart working. Questo per noi era interessante perché, come dire, ci dà delle indicazioni, non soltanto, diciamo, sulle modalità pratiche, ma anche sul modo in cui è stato comunicato, quindi su quello che le aziende hanno voluto comunicare un po' anche come stile, no? Di comunicazione, di approccio a questa situazione emergenziale. Allora, ciò detto, le cose che vi dirò sono tre, ma sarò abbastanza rapido, solo 7 slide. Quindi, prima proveremo a descrivere velocemente le cose salienti di questa analisi delle comunicazioni aziendali. Poi vi dirò qualcosa su come le persone hanno percepito queste comunicazioni, quindi come hanno vissuto le comunicazioni e il cambiamento organizzativo che è seguito. E poi una piccola, diciamo, conclusione intermedia che credo possa servire poi per introdurre anche la parte successiva, che riguarda la possibilità di tematizzare l'emergenza. Ah, ok. Grazie. Vabbè, vedete, sentite da casa? Sentiamo tutto. Grazie mille. Okay, grazie. Va bene, scusate, che qui è un po' difficile tenere conto di tutta dell'interazione, diciamo. Allora, quindi, primo passaggio, l'introduzione al lavoro da remoto, cioè come è stato introdotto lo smart working nelle aziende. Allora, come è stato introdotto? Improvvisamente, velocemente e dall'alto. Ok, queste diciamo sono le cose fondamentali. Improvvisamente perché per la maggior parte dei lavoratori è una novità assoluta, vuol dire che non l'avevano sperimentato direttamente e che non era stato sperimentato neanche nelle aziende in cui lavoravano, quindi da altri colleghi, quindi non sapevano proprio di che cosa si trattasse. Il cambiamento è stato veloce perché nei 2/3 degli intervistati, dei casi, quindi degli intervistati, è stata realizzata in un paio di giorni e questo emerge molto bene dalle comunicazioni aziendali che dicono da domani
lavorate da casa o il venerdì da lunedì si lavora da casa. Ok, quindi questo è il secondo elemento. E poi si è trattato di un processo di comunicazione, ma anche poi di riorganizzazione che è stato svolto, cioè che è stato, diciamo, imposto direttamente dall'alto. Ok, forse non si poteva fare altrimenti, o questo è quello che noi comunque abbiamo ricevuto come messaggio, però così è. Allora, nelle comunicazioni, diciamo, spesso il passaggio al lavoro da remoto è spiegato, diciamo, come un mero adempimento delle direttive ministeriali. Quindi i messaggi cominciano con: ai sensi del DPCM tal dei tali, da domani non potete più venire in ufficio. Ok? Questo è sicuramente, diciamo, necessario fare riferimento alla normativa. Il modo in cui questo riferimento viene riportato nei messaggi, forse ha anche a che fare con la necessità di giustificare, no, il tipo di cambiamento che è in atto. In altri casi, però, a questa comunicazione formale si affiancano dei riferimenti crescenti alla necessità di uno sforzo collettivo di fronte all'emergenza. Qui vi ho riportato un brano di intervista che ci sembrava interessante, non di intervista, scusate, uno stralcio di comunicazione aziendale, che ci sembrava interessante perché qua si dice: ci rendiamo conto che la situazione e le disposizioni sopra riportate, quindi hanno fatto riferimento al DPCM, di turno, richiederanno da parte di tutti un impegno importante, ma siamo certi che concorderete sulla necessità di prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di tutti noi. Noi, non soltanto voi, ma siamo tutti insieme di fronte a questa situazione difficile e ognuno deve fare la sua parte. Ok? Allora, questo, diciamo, a questo riferimento, continuo, diciamo, scusate, no, eccolo qua. Quindi alla situazione esterna, diciamo, torna molto spesso nelle comunicazioni aziendali e viene affiancato da comunicazioni di carattere sanitario e di carattere nazionale. Allora, voi mi direte: le comunicazioni di carattere sanitario sono ovvie perché bisogna dire ai dipendenti come comportarsi per rispettare le normative e non diffondere il contagio. Però, qua vi ho riportato di nuovo uno stralcio di comunicazione aziendale. Molto spesso le aziende si occupano, cioè si preoccupano, diciamo, che i dipendenti adottino misure di sicurezza anche fuori dal posto di lavoro. Quindi, qua, per esempio, i colleghi che prendono i mezzi pubblici sono invitati a utilizzare la mascherina. Capisco che è interessante, però cominciano, cioè le aziende a non, come dire, non comunicare, non intervenire soltanto in modo chiaro entro i confini, perché questo tipo di comunicazione non ha delle implicazioni organizzative chiare e forti. Ancora di più l'elemento successivo. In alcuni casi abbiamo aziende che danno consigli anche su come gestire l'emergenza dal punto di vista relazionale con i colleghi, ma forse persino emotivo. Quindi qua c'è qualcuno che dice: questa situazione richiede misure straordinarie e una buona centratura come madri e padri di famiglia e come team di lavoro. Ok, quindi, diciamo, da un lato è interessante che le aziende si facciano carico di questa dimensione, dall'altro c'è anche una sorta di invasione di un ambito che non è sicuramente di carattere organizzativo. Okay, l'altro qua che vi ho riportato come citazione fa riferimento a dei suggerimenti per mantenere della socialità con i colleghi. E poi qua c'è un quanto segue due punti che non vi ho riportato perché era appunto molto lungo, in cui cioè si davano una serie di suggerimenti, per esempio cominciare la riunione qualche minuto prima, non dire soltanto ciao, ma dire anche come stai, quindi anche delle cose molto precise e puntuali che, diciamo, probabilmente in una situazione normale il ricevente della comunicazione avrebbe anche percepito un po' come un'ingerenza, diciamo, no? Mi dovete proprio dire cosa devo fare parola per parola, no? Mettermi in bocca le parole che devo usare col mio collega. Quindi, diciamo, una cosa di questo tipo. Allora, di fronte a una comunicazione aziendale così forte, così diretta, così invadente, andiamo a vedere un po' come hanno reagito i lavoratori. Ok? Noi ai nostri intervistati a un certo punto abbiamo chiesto:
Ma secondo lei, secondo te, a seconda del tipo di confidenza che c'era con la persona, la sua azienda ha gestito bene l'emergenza? E la cosa che mi ha stupito, guardando con l'analisi qualitativa fatta con Envivo delle interviste, è che non solo rispondono tutti sì, ma questo sì spesso è seguito da sì, assolutamente, sì, sono stati bravissimi, sì, sono stati eccezionali, sì. Quindi non è soltanto come dire, una percezione positiva, ma quasi entusiastica nei confronti dell'operato delle aziende. Perché? Allora, innanzitutto perché i dipendenti riconoscono che le aziende hanno reagito con efficienza e rapidità a una situazione che effettivamente era sconosciuta e difficile per tutti, no? Quindi, qua dicono, mi sono stupito della velocità di reazione. Quindi questo fatto che il lavoro da remoto è stato imposto in un giorno non è percepito come un'ingerenza, ma anzi, è stata brava l'azienda a essere così veloce. Ok? E poi appunto consapevoli della magari dimensioni aziendali, no? Qua si dice 6.000 persone nel giro di 10 giorni, tutte messe in smart, come si dice, chiaramente richiede un impegno e una capacità dell'organizzazione che vengono molto apprezzati dai lavoratori. A questo si affianca l'apprezzamento per la capacità delle aziende di tutelare la salute dei lavoratori. Quindi i dipendenti si sono sentiti protetti dalle aziende che li hanno fatti lavorare da casa, cioè li hanno messi in condizione di lavorare da casa. Su questo ci sono moltissimi brani di intervista. Qua abbiamo messo uno che fa riferimento a cose molto pratiche, no? Perché hanno fatto la sanificazione, hanno sanificato l'ufficio, hanno fatto la sanificazione dell'ufficio, hanno anche già messo il gel disinfettante, dato a tutti le mascherine, i guanti. Allora, adesso siamo abbastanza abituati a maneggiare tutta questa strumentazione, però vi ricordate che durante il primo lockdown le mascherine non si trovavano, il gel sanificanti neanche, quindi questo era quasi, diciamo, una capacità dell'azienda di darci risorse che in quel momento erano rare e scarse, mettere a disposizione dei dipendenti. Quindi si sentivano protetti proprio dal punto di vista sanitario. E poi, non dimenticate, noi abbiamo fatto una ricerca solo sui lavoratori che sono stati messi in smart, utilizzo questo termine perché è quello che è consueto, diciamo, anche nel rapporto con gli intervistati. Quindi erano tutti in smart working, però gli intervistati hanno ben presente la condizione di chi non poteva essere messo in smart. Okay? Quindi percepiscono comunque di essere in qualche modo privilegiati, okay, per avere la possibilità di continuare a lavorare mentre altre aziende hanno sospeso le attività, i lavoratori sono stati messi in cassa, eccetera. Ok, quindi questo aspetto è riconosciuto come importante dai dipendenti. Allora, diciamo, torna spesso questa idea della impresa che riesce a salvaguardare, okay, a garantire la continuità lavorativa, e i dipendenti sono contenti di questo. A questo sforzo da parte delle imprese rispondono, diciamo, con una crescita di impegno, addirittura qua si dice di impegno e devozione, che mi sembra una cosa molto interessante, torna in molte interviste. Ricorrente quest'idea, no? Quindi diciamo, abbiamo questo è interessante perché poi introduce a tematiche che trattiamo nella parte successiva, no? Come l'intensità del lavoro. Qua dice il primo mese, insomma, è stato denso e impegnativo perché si è partiti a bomba, e quindi velocemente e intensamente. E poi lui dice con la volontà di dimostrare all'azienda che comunque si fosse, quindi cioè che eravamo responsabili e capaci, capaci di condurre il proprio lavoro da casa con impegno e devozione. E poi aggiunge forse anche troppo, perché a un certo punto ci si rende conto che, come dire, molto spesso si viene quasi travolti da questa percezione di dover dimostrare di fare, di saper fare, di continuare a fare anche quando si lavora da casa. Va bene, quindi diciamo questo mi sembrava importante. Ultimissima cosa, sempre dalle interviste, questo tipo di rilettura
del proprio lavoro, no? All'interno di un contesto nuovo, ha portato in alcuni casi anche a rileggere il proprio lavoro come particolarmente importante. Vi ricordate che durante il primo lockdown potevano continuare solo le attività considerate essenziali? Quindi bisogna vedere se uno rientrava o non rientrava tra quelli considerati essenziali. E qualcuno ha scoperto in quel momento di fare un lavoro essenziale, cioè importante per la collettività. Ok, quindi questo ha portato anche un po' a rileggere il ruolo del proprio lavoro. Quindi avevamo messo una domanda che diceva: le è capitato di riflettere sull'importanza del suo lavoro per la società e circostanze? È aumentato, le sembra più o meno importante rispetto a prima dell'emergenza? E vedete la percentuale di quelli che lo considerano meno importante è molto piccola, una metà abbondante lo considera invariata, ma una alta percentuale considera il proprio lavoro più importante durante l'emergenza. Okay. Allora, quest'ultima riflessione con i lavoratori che dicono: accidenti, il mio lavoro serve veramente alle persone, vedete, okay. Abbiamo evidenziato lì, come dire, ci porta a fare l'ultima riflessione e poi passo la parola alla mia collega, l'ultima riflessione che riguarda, diciamo, la necessità di contestualizzare l'emergenza. Cioè, a partire da riflessioni di questo tipo, ci siamo resi conto che quello che noi stavamo studiando, vedendo, descrivendo del lavoro da remoto non riguarda il lavoro da remoto in quanto tale e in assoluto, riguarda il lavoro da remoto che qualcuno ha chiamato emergenziale, cioè quello che abbiamo sperimentato durante l'emergenza sanitaria. E ci sono una serie di aspetti dell'emergenza sanitaria che influenzano il modo in cui è stato vissuto, accettato, rielaborato, okay, il lavoro. Allora, questa cosa è molto importante adesso, no? Perché si comincia a discutere della possibilità di farne uno strumento ordinario e noi, è vero, alcune cose della nostra ricerca sono molto interessanti sull'emergenza in particolare, altre sono interessanti in generale sul lavoro da remoto e dobbiamo, come dire, filtrare, okay, questa cosa qua, come dire, depurandolo un po' dell'effetto dell'emergenza. Okay? Allora, qui diciamo intanto due cose molto semplici. Allora, sicuramente l'emergenza ha avuto un effetto che possiamo definire positivo, credo, sulla possibilità di riconoscere quante attività potevano essere svolte da remoto. Okay? La fattibilità, del proprio lavoro fuori dall'ufficio. Ok, vi ricordate i dati all'inizio? C'era un 1,2% che l'aveva sperimentato. I datori di lavoro erano molto scettici, si pensava che non si potesse fare. Siamo stati costretti a provare, abbiamo provato e abbiamo scoperto che, vabbè, erano molte di più le cose che si potevano fare. Ok, qui appunto qua c'è un'intervista di una che dice: insomma, abbiamo scoperto qua, no, una grande sorpresa di scoprire che si può fare quasi tutto. Ok, ma è una cosa che non si aspettavano. Però attenzione, siccome questo tipo di lavoro da remoto, di smart working, l'abbiamo sperimentato in emergenza, ci sono tutta una serie di aspetti che sono rimasti, ne abbiamo messo silenziati, silenziati proprio nel senso di soffocati, perché c'era questa forte idea del nemico comune che dovevamo affrontare tutti insieme, quindi eravamo tutti dalla stessa parte contro l'emergenza sanitaria, e questo, diciamo, ha tenuto. Ha soffocato, ha tenuto silenziate tutte delle questioni potenzialmente conflittuali, no? Non c'è più stato un confronto, l'organizzazione è stata imposta dalle aziende, non c'è stato un momento di contrattazione su come, quanto, eccetera, è stato imposto in questo modo. Quindi è stata accettata la riorganizzazione, è stato abbandonato qualsiasi tipo di conflittualità interna, almeno per il periodo che noi abbiamo osservato, ed è stato appunto continuo questo richiamo, non soltanto il richiamo da parte delle aziende, ma è proprio una percezione dei lavoratori, okay, che ce l'hanno espresso più volte, no? L'importanza di questo senso di responsabilità individuale. Ognuno deve fare la sua parte e nel fare la mia parte io accetto di lavorare da remoto, come mi viene chiesto, di fare tutto quello che posso fare per affrontare questa emergenza che però è contenuta nel tempo. Ok, adesso siccome, come dicevamo, è importante capire che cosa possiamo tenere, che cosa possiamo utilizzare in una situazione
ordinaria che speriamo si avvicina sempre di più. Allora, ci sono degli aspetti del lavoro del lavoro da remoto, che è importante capire come può essere utilizzato, come lo vivono i lavoratori nelle loro case, adesso quanto intensifica i tempi di lavoro, eccetera, eccetera, che sono le cose di cui vi parleranno le mie colleghe. E in particolare, forse io resto qui perché passo la parola a Giovanna Fullin e giro io le slide, va bene? Sì, benissimo. Mi sentite bene in aula? Sì. Sì, dice sì, sentite bene? Non so se posso alzare il volume in qualche Più modo vicino, al forse massimo. così. Così il Grazie. microfono più vicino, va Grazie, meglio? così è perfetto. Grazie. Buongiorno a tutti. Mi spiace davvero non essere lì, non vedere l'aula, ma questo è quello che si poteva fare oggi. Allora, io aggiungo un pezzetto di presentazione dei nostri risultati. In particolare, comincio parlandovi di tempi e ritmi di lavoro e poi farò un accenno anche alla questione degli spazi, che sono due dimensioni che sono. Si sono dimostrate cruciali nel passaggio al lavoro da remoto. Se mi giri la slide, Valentina, grazie. Allora, intanto un primo risultato che ci ha colpito, che è emerso anche da altre ricerche, è che le persone che abbiamo intervistato nelle varie fasi della ricerca, quindi sia durante il primo lockdown che anche nei periodi un po' meno emergenziali, hanno dichiarato di lavorare di più da remoto rispetto a quello che facevano quando lavoravano in azienda. Abbiamo qui, vi abbiamo messo una citazione perché vi dà un'idea, poi le giustificazioni e le motivazioni del perché hanno avuto la sensazione di lavorare di più sono tante, ne vedremo alcune, ma insomma intanto un'intervistata ci dice, si lavora di più, non si deve andare fino all'ufficio, non si deve tornare a casa, quindi c'è un risparmio nei tempi di trasporto da casa a ufficio, ma in realtà la pausa pranzo la fai davanti al computer, fai colazione davanti al computer, quindi lavori di più, a mio avviso, è più stressante e i processi sono più complicati. Abbiamo cercato di andare un po' più in profondità, cioè di capire perché i lavoratori avevano la sensazione, una valutazione soggettiva che fanno di questo carico che è aumentato passando a lavoro da remoto. Quindi abbiamo fatto domande diverse per cercare di capire meglio. Intanto gli abbiamo fatto delle domande che vengono utilizzate anche da Eurofound per stimare, diciamo, il carico di lavoro. Abbiamo chiesto se nel passaggio dal lavoro in ufficio al lavoro da remoto gli era capitato di lavorare più spesso di notte o di lavorare più a lungo, quindi di avere giornate di lavoro che duravano più di 10 ore, oppure di aver lavorato nel weekend. E come vedete da questi dati, il 14% dei nostri rispondenti, ad esempio, ha detto ho lavorato di notte di più spesso, almeno una volta in più, rispetto a quello che facevo quando lavoravo in ufficio. E se il lavoro notturno, diciamo, non è poi così diffuso, colpisce il dato successivo che è il 40% dei nostri rispondenti ha dichiarato di aver lavorato almeno una volta in più per più di 10 ore, quindi una giornata lavorativa decisamente molto lunga. E poi c'è anche un dato su cui poi siamo tornati, che è il fatto che è capitato di lavorare nei weekend. Perché questi dati sono interessanti? Perché mostrano dei segnali di un'invasione del tempo di lavoro nei tempi che sono invece normalmente dedicati alla vita privata, quindi la sera più di 10 ore e nei weekend. Questa dilatazione del tempo di lavoro sul tempo della vita privata è un tema importante, quindi noi abbiamo cercato di analizzarlo in maniera più dettagliata, abbiamo cercato di capire che cosa succedeva davvero, quindi abbiamo inserito nella survey, perché le domande precedenti le abbiamo fatte nelle varie fasi, questa parte invece l'abbiamo aggiunta nella survey perché eravamo incuriosite da questo
da questo tema e abbiamo chiesto: ma quanto spesso vi capita di rispondere a mail, telefonate o a messaggi in pausa pranzo e la sera? E qui avete il grafico che vi mostra quando questa cosa succede lavorando in smart working e quando succede lavorando in presenza. Allora, se guardate il primo grafico e lo confrontate, la prima riga, diciamo, del grafico e la confrontate con la riga sotto, vedete che la parte scura, il 40% dice che spesso risponde a mail, telefonate e messaggi durante la pausa pranzo quando lavora in smart working, mentre questa percentuale è molto più piccola quando si lavora in presenza. E la stessa cosa vale per queste attività spostate nella fase serale della giornata. Perché questo? Un secondo, Valentina, perché questa cosa è importante? Non è un dettaglio, nel senso che è un segnale di come la suddivisione dei tempi sia molto più difficile quando si lavora da casa. Allora, se da una parte il lavoro da remoto permette una flessibilità, su questo noi non ci soffermiamo, mi sembra, in questa presentazione perché non ci stava tutto, ma questa flessibilità è anche un aspetto positivo perché si riesce, ad esempio, a conciliare meglio le esigenze lavorative con le esigenze di cura, con la gestione della famiglia, con il tempo libero. Da una parte c'è un aumento di libertà nella gestione del proprio tempo, dall'altra parte però c'è anche questo problema della sovrapposizione tra tempi di lavoro e tempi di vita che invece può causare stress e non permette davvero uno stacco e quindi un vero riposo. Abbiamo fatto anche un'analisi che qui non vi presentiamo su indicatori di stress, burnout, difficoltà psicologiche e questi indicatori mostrano tutti che queste sovrapposizioni hanno un costo per le persone. Torneremo nelle conclusioni sul fatto che i nostri intervistati hanno spesso dichiarato che erano loro che non riuscivano a tenere distinto il lavoro dal tempo libero e quindi durante la pausa pranzo, la sera guardavano lo stesso il computer perché era lì, era acceso, era sul tavolo della cucina e quindi guardavano se erano arrivate delle altre mail. Ma in realtà, come torneremo a sottolineare nelle conclusioni, non è solo una questione di capacità individuale di tenere distinti queste due sfere, perché a volte si è anche costretti a controllare le mail o ci si sente costretti o ci si sente tenuti a rispondere al telefono anche quando si è in pausa pranzo. Quando si lavora in ufficio i tempi sono molto più scanditi e quindi quando si abbandona l'ufficio ci si sente autorizzati a non essere più reperibili. Quindi questo è un tema importante. Una seconda dimensione su cui ci siamo concentrati è quella dello spazio, perché un altro aspetto importante nel passaggio del lavoro dall'ufficio a casa, sembra scontato, ma in realtà è molto interessante dal punto di vista sociologico, è molto rilevante anche per le sue conseguenze in termini di diseguaglianze, soprattutto. Quando si lavora in ufficio, lo spazio è dato ai lavoratori dal datore di lavoro, lo spazio e gli strumenti di lavoro. Sugli strumenti oggi non ci soffermiamo, ma c'è una parte di ricerca che ha indagato anche questo. Invece, quando si lavora da remoto, lo spazio è quello che ogni singolo lavoratore ha a disposizione nella propria abitazione. Adesso, nel caso della prima fase, soprattutto, ma anche della seconda, in questa fase emergenziale, il lavoro da remoto ha significato il lavoro da casa. Gli spazi di coworking non erano spesso accessibili e quindi diciamo questo è un aspetto specifico di quello che noi abbiamo osservato. Meno della metà dei nostri rispondenti, un po' meno della metà, aveva uno spazio esclusivo nella propria abitazione che poteva dedicare al lavoro. Ma l'altra, più della metà dei nostri rispondenti invece non ce l'aveva. Quindi, ad esempio, Marco dice, io lavoro in sala, sarebbe bello trovare un ambiente completamente isolato.
però io non ho la possibilità e quindi è così, mi sono adeguato a questa situazione. Quando non si ha una stanza da dedicare al lavoro, quello che si fa anche è ci si sposta da una stanza all'altra, si lavora sul tavolo della cucina, quando è ora di pranzo si smonta tutto per lasciare il tavolo libero per il pranzo, ci si sposta magari nella camera da letto e via di questo passo. E questo anche è, diciamo, una fatica. Avevi fatto bene, Valentina. Un dato che è emerso in maniera evidente e che è emerso anche da altre ricerche è il fatto che questa difficoltà nel trovare uno spazio e la necessità di lavorare in spazi condivisi diciamo, è stata incontrata di più dalle donne che non dagli uomini, nel senso che all'interno dei nuclei familiari, probabilmente se una stanza c'era da dedicare esclusivamente all'attività lavorativa, nelle coppie questa stanza è stata data più spesso all'uomo che non alla donna. Infatti, qui vedete. Postazione lavorativa a casa, hanno lavorato in una stanza condivisa, quindi in una stanza in cui passavano altre persone, che dovevano utilizzare altre persone, il 58,5% delle donne e solo il 41% degli uomini. Questo, diciamo, si può spiegare, si potrebbero fare molti discorsi su questo dato, diciamo che è un discorso molto sintetico, può essere relativo al fatto che ancora all'interno delle coppie il ruolo lavorativo dell'uomo è considerato più importante del ruolo lavorativo della donna e quindi nella scelta di come suddividersi gli spazi nell'abitazione, spesso questa è stata la scelta che è stata adottata. Che cosa significa lavorare in spazi domestici condivisi? Significa anche gestire le relazioni con gli altri membri della famiglia, in particolare con i figli, se ci sono, se sono presenti. Qui accenniamo solo alla questione della conciliazione perché richiederebbe tantissimo tempo affrontarla davvero. Durante il primo lockdown, soprattutto quando le scuole erano chiuse, questo tema è stato molto citato dai nostri intervistati, è un tema molto importante perché le persone si sono trovate a lavorare da casa, ma avere a casa anche i figli che seguivano le attività scolastiche in DAD. E quindi la prima intervistata ci dice: è stato molto difficile spiegare a mio figlio che stavo lavorando, quindi mio figlio pensava di avere la mamma a casa in ferie e quindi per qualsiasi cosa voleva la spremuta, mamma mi fai questo, mamma mi fai quell'altro. E questa cosa è stata causa di molta fatica e molto stress. È interessante, abbiamo messo qui la citazione anche di un nostro intervistato, che ribalta l'idea comune che è stata spesso trasmessa e che è ancora, ahimè, in parte utilizzata quando si parla di smart working come di una soluzione win-win, per cui il lavoratore riesce a lavorare, riesce anche a conciliare, anche a fare molte altre cose, a tenere insieme lavoro, cura, vita privata. In realtà qui, vabbè, la situazione era particolare, i bambini erano a casa da scuola, però questo intervistato dice, quando poi invece mi sono trovato da solo con i bambini, lì non c'è separazione, quindi tutto è brutto, tutto va male, perdono tutti invece di vincere tutti, perdo io come papà, perdo io come lavoratore e perdono i miei figli come bambini, perché alla fine ti innervosisci, sei di cattivo umore, eccetera, eccetera. Quindi attenzione, non bisogna fare l'errore di pensare che lavorare da casa significa anche contemporaneamente fare molte altre cose. Significa gestirle in maniera più flessibile, ma non allo stesso tempo, ecco. C'è l'ultima slide, mi sembra, sì. Il carico di lavoro, questo per chiudere e tornare al tema che vi ho citato all'inizio, quando abbiamo chiesto il carico di lavoro è aumentato e diminuito durante il lavoro da remoto, le donne dichiarano che il carico di lavoro è aumentato più spesso di quanto non facciano gli uomini, il 65,73% dice di aver lavorato di più, mentre gli uomini dicono la stessa cosa nel 56,8% dei casi. Allora, una nostra spiegazione è che la percezione di carico di lavoro porta con sé, è una percezione complessiva che gli intervistati e le intervistate hanno, e in particolare le donne probabilmente in questa loro percezione mettono insieme anche
la fatica che hanno accusato nel dover gestire i compiti di cura, gli spazi di lavoro, eccetera, eccetera. Però, e passo qui la parola alla collega Sonia Bertolini, non c'è soltanto una questione di carico, c'è anche una questione relativa a come si lavora e alla produttività che si riesce ad avere lavorando da remoto. Quindi chiudo qui. Grazie Giovanna. Grazie Giovanna, grazie alle colleghe che mi hanno preceduto. Bene, io mi collego all'ultimo intervento, lavorare di più. Allora, gli intervistati dichiarano che hanno lavorato di più. Si è lavorato di più in pandemia, si è lavorato anche meglio e questo ha permesso di aumentare la produttività del lavoro, diminuirla. Qui, e quali fattori hanno inciso su queste variazioni? Qui ci sono. C'è la questione che da un lato perché ci interessa questa domanda? Ci interessa perché, se riprendo il discorso fatto da Valentina Pacetti, se vogliamo un po' depurare lo studio che siamo andati a fare dagli effetti del lockdown, possiamo cercare di vedere anche quali fattori possiamo portarci dietro in una fase che speriamo non sia più emergenziale, per le trasformazioni del lavoro. Per fare questo però occorre un'analisi dettagliata di cosa è successo. Allora, intanto noi guardiamo un attimino la letteratura, perché noi non siamo il primo paese che introduce lo smart working, chiamiamolo così, insomma, proprio ci sono varie forme, in maniera massiva, perché ci sono alcuni paesi in cui da anni si utilizza fortemente lo smart working, paesi come il Canada, l'Australia. E quindi possiamo guardare un attimo a quella letteratura. Cosa ci dice quella letteratura? Quella letteratura ci dice che l'effetto del lavoro da remoto sulla produttività è un po' controverso, perché alcuni studiosi ci mettono in evidenza i fattori che in teoria possono aumentare la produttività del lavoro da remoto rispetto al lavoro in presenza. Mettendo l'accento, qui non entro troppo nei dettagli, però accenno da un lato sulla maggiore possibilità di conciliazione, work-life balance, quella che accennava prima la collega Giovanna Fullin, può incrementare l'autonomia del lavoratore e può incrementare il suo benessere. Ci sono diversi studi anche della psicologia del lavoro, che questo può incrementare il benessere. L'incremento del benessere va a incrementare poi anche la produttività del lavoratore. Quindi lavoratori più felici sono anche più produttivi, insomma, per banalizzare un po', per rendere il concetto. Dall'altra parte, però, il lavoro da remoto può produrre un'intensificazione del ritmo di lavoro e può produrre quell'effetto citato prima dalla collega di time porosity, cioè l'invasione del tempo di privato da parte del tempo di lavoro, o la non distinzione, e in questo senso può avere anche degli effetti negativi e andare poi a di conseguenza impattare negativamente sulla produttività, nonché se il lavoro da remoto è fatto 5 giorni su 5 e a certe condizioni, come tra l'altro è successo da noi durante il lockdown, ancora di più perché eravamo nel primo lockdown, addirittura poi isolati anche nel resto della giornata, può aumentare il senso di isolamento, perché ricordiamoci che il lavoro è anche una funzione sociale, come dire, di integrazione sociale, che viene un po' a mancare se il lavoro diventa solo lavoro da remoto. Detto questo, c'è anche una letteratura molto interessante, più specifica proprio sulla produttività del lavoro, che ci dice che il lavoro da remoto, insieme all'utilizzo delle nuove tecnologie, perché poi il lavoro da remoto di per sé non implica l'utilizzo delle nuove tecnologie, ma come dire, le nuove tecnologie sicuramente facilitano anche il lavoro da remoto. Il fatto che oggi, appunto, Giovanna Fullin possa essere collegata da Milano in remoto è perché, appunto, abbiamo una tecnologia che ce lo supporta. Quindi il lavoro da remoto in realtà può aiutare il lavoratore a dare una maggiore velocità nella risoluzione delle singole task, dei singoli compiti, questo ci dice la letteratura, ma nel lungo periodo è il rischio che porta a una diminuzione della produttività.
se il supporto della tecnologia ci predispone a in qualche modo a svolgerci a più attività contemporaneamente, quindi magari noi stiamo scrivendo una relazione ma nel frattempo arriva una mail, rispondiamo, eccetera, ma ci porta anche a essere interrotti frequentemente. Quindi abbiamo l'idea di risolvere più velocemente le singole task, ma è dimostrato che nel lungo periodo può in realtà portare un calo della produttività. Perché? Perché comunque il cervello umano ha bisogno di concentrazione per svolgere i compiti. Questi sono studi psicologici molto interessanti e che quindi ci dicono che in realtà ogni volta che noi cambiamo attività abbiamo bisogno di un certo tempo per tornare a concentrarci. E quindi nel lungo periodo questo continuo spostarsi tra diverse attività può ridurre la nostra produttività. Cosa è successo in tutto questo rispetto al periodo pandemico? Abbiamo questo risultato che ci dice sia la parte di dati qualitativi che quantitativi, dove gli intervistati ci dicono ho lavorato di più, quasi tutti ci dicono ho lavorato di più. Quindi incremento del numero di ore lavorate, l'abbiamo visto anche la sera, nei weekend, nelle pause, ma questo è stata una maggiore produttività e per maggiore produttività intendiamo gli intervistati sono riusciti a svolgere più compiti nello stesso tempo oppure numero di compiti uguali ma in tempo minore rispetto a quello che facevano in presenza. Quindi questa maggiore produttività. Oppure no, oppure è successo l'opposto, semplicemente si sono dilatati i tempi di lavoro necessari per svolgere gli stessi compiti. Questo un po' ci siamo andati un po' a interrogare su questa cosa. Chiaramente dobbiamo tenere quali sono stati in tutto questo i fattori di criticità. Una serie di fattori derivano essenzialmente dalla condizione di lockdown in cui erano i lavoratori. Tenete presente le interviste qualitative che presentiamo qua oggi si riferiscono al primo lockdown e quindi, che tutti ben ricordate, è un lockdown in cui eravamo segregati in casa. Quindi in questa situazione la situazione era quella di una difficoltà di adattamento anche in seguito al passaggio repentino, come ci ha spiegato Valentina Pacetti, quindi difficoltà di adattamento alla nuova situazione di lavoro, passaggio repentino, diverse modalità di interazione improvvisamente, che possono aver portato a un maggiore carico di lavoro perché bisognava riorganizzarsi. Quindi questo è un fattore, diciamo, legato, fattore di criticità legato alla particolare situazione. Però ci sono altri fattori di criticità che potrebbero ritrovarsi anche in condizioni normali di smart working. Per esempio la modalità di comunicazione a distanza. La modalità di comunicazione a distanza rispetto a quello che hanno dichiarato i nostri intervistati ci dicono che sì è vero ha garantito la continuità dell'attività lavorativa ma porta anche a una maggiore formalizzazione e burocratizzazione delle comunicazioni. Ogni volta che ho bisogno di sentire, dire qualcosa a un collega, io devo organizzare una call mandare una mail. Quindi rispetto al fatto che se il collega è di fianco al mio ufficio, posso spostarmi quando sono in presenza e andare a parlare in ufficio. Quindi c'è stato un sovraccarico comunicativo che molti dei nostri intervistati dichiarano ha prodotto un allungamento dei tempi necessari per svolgere le medesime mansioni. In questo senso c'è stata una diminuzione della produttività. Inoltre questa moltiplicazione, c'è stata una moltiplicazione nel numero delle email perché ogni cosa doveva essere appunto scritta, mancava questa comunicazione informale. E questo può spesso generare, questo ci capita spesso, ce ne rendiamo conto quando comunichiamo attraverso i messaggi, questo può generare più facilmente rispetto alla comunicazione orale e in presenza dei fraintendimenti o la mancata comprensione delle informazioni trasmesse rispetto a uno scambio a voce. Per esempio Raniero, 25 anni, impiegato, settore informatico, ci dice: a me era capitato di buttare via anche letteralmente un paio di ore perché stavo facendo una cosa ma non avevo capito che stavo facendo la cosa sbagliata perché ci siamo mal interpretati via messaggio, cosa che sicuramente di persona non sarebbe stato un problema.
Anche per comunque la persona a cui mi stavo riferendo lavora a fianco a me normalmente, eh? Quindi questo passaggio appesantimento. Un altro fattore di criticità è stata tutta la difficoltà di coordinamento, eh? Soprattutto, questo l'abbiamo rilevato, soprattutto dagli intervistati che avevano ruoli di coordinamento, perché appunto mancava l'interazione con i colleghi, soprattutto nella fase iniziale del lockdown. In una domanda abbiamo chiesto Alice, 35 anni, inserzionista, settore chimico, le abbiamo chiesto, mi dicevi che invece hai percepito di lavorare molto più tempo, insomma. Sì, questa è stata la percezione, ma tutto sommato era anche una fase. Ero anche io in una fase in cui per forza di cose avevo più interazioni che i colleghi, quindi lo smart working in quel caso non ha aiutato perché è stato un lavoro molto interattivo, no? Quindi in presenza ci si parlava, si scriveva, si preparava già il report, si impostava già il lavoro. Quindi fattori di criticità. Chiaramente questi fattori di criticità sono fattori di criticità che variano molto, non abbiamo qui tempo di andare nei dettagli, ma abbiamo riscontrato chiaramente delle forti differenze a seconda dei settori, delle professioni, come chiaramente si può intuire, ma anche delle fasi di lavoro. Quindi settori, per esempio, alcuni settori come quello dell'istruzione che prevedono un'interazione particolare, no? Con l'avete visto anche voi stessi rispetto a tornare a una lezione in presenza, la differenza da una lezione a casa, il fatto che io possa vedervi negli occhi e vedere le vostre reazioni ha un effetto diverso che se sono davanti a un video, chiaramente l'interazione è di tipo diverso nella trasmissione della competenza. Immaginatevi cos'è questo nella scuola o con bambini, tra professioni, ma anche tra fasi di lavoro, nel senso, se l'azienda o l'ufficio è in una fase in cui sta implementando un nuovo processo di lavoro, questo sicuramente richiede più interazione e richiede una compresenza più che se l'ufficio è in una fase in cui sta applicando delle procedure ormai convalidate. Quindi questi sono punti da tenere presente, soprattutto se si andrà verso una implementazione anche in periodo non pandemico dello smart working. Qui fattori di criticità, cito solo, le ha citati prima Giovanna Follini, abbiamo solo una slide su questo, ma rischi di burnout, su questo abbiamo tutta una parte della ricerca, sicuramente sono però in parte collegati anche con le difficoltà di coordinamento. Cioè, qui in questa tabella vediamo che quanto più spesso i nostri intervistati avevano possibilità di utilizzare software di interazioni durante la prestazione lavorativa, tanto più hanno sperimentato sintomi di burnout durante la fase di lavoro da remoto in fase emergenziale. Non approfondiamo, ma ancora fattore di criticità sulla comunicazione a distanza, il fattore emotivo. E la mancanza di interazioni informali. Anche nel caso in cui qualcuno che coordina le prestazioni altrui deve fare dei richiami, dei solleciti, delle correzioni, il dover scrivere un richiamo scritto, piuttosto che farlo magari informale alla macchinetta del caffè, genera un effetto diverso rispetto alla sfera emotiva. Per esempio, Jessica, 43 anni, impiegata nel settore bancario, dice: è più difficile quando c'è un momento di tensione e di disaccordo. Cioè, queste cose vengono un po' acuite da questa distanza, perché non hai la possibilità, appunto, di fare la battuta, la possibilità di, secondo me, rende la cosa più pesante. È un po' più difficile perché appunto è tutto istituzionalizzato, devi chiamare una persona per parlarle, mentre normalmente basta che ti giri e lo fai. Una volta gli fai la battuta, una volta gli dici la cosa scomoda, invece qui a volte va a finire che dici solo la cosa scomoda. Quindi c'è molto interessante questo aspetto anche. Altro fattore di criticità è l'impreparazione tecnologica. Allora, questo è un altro aspetto dei lavoratori delle imprese, soprattutto nelle imprese dove non si era mai usato lo smart working. Su questo c'è da riflettere, perché se vogliamo andare verso
una situazione in cui in alcuni settori, in alcune imprese, almeno in parte, si implementa lo smart working, ecco che diventa importante investire sia in tecnologia, sia sulla preparazione tecnologica di coloro che vanno a utilizzare la tecnologia. Qui c'è un brano di un insegnante che dice: "No, non eravamo pronti, non eravamo assolutamente pronti, perché però siamo stati bravi perché in corso d'opera siamo riusciti ad accelerare ad arrivare, ma non eravamo pronti per una didattica online". Cosa che tra l'altro è avvenuto in molte situazioni, non c'è stata una formazione sull'utilizzo della tecnologia. Quindi questo, ecco, un fattore invece che ha agevolato la produttività è stato il tempo risparmiato, che tutti citano, del tragitto casa-lavoro. Allora, questo tempo qualche intervistato l'ha utilizzato già per cominciare a lavorare, e quindi c'è questo risparmio. E dall'altra parte qualcuno l'ha utilizzato per una maggiore attività di recovering. Cos'è il recovering time? Anche qui viene dalla letteratura psicologica, è molto interessante il tempo che noi utilizziamo per fare riposare il nostro cervello, che può essere, può consistere nel fare attività sportiva, nel praticare un hobby che ci piace, nell'uscire con gli amici. È il tempo in cui il nostro cervello si rigenera, ed è in realtà fondamentale per essere poi più produttivi nel momento in cui torniamo a lavorare. Allora, il risparmiare sul tempo del tragitto casa-lavoro, da alcuni è stato utilizzato in questo senso, e poi provocando una maggiore produttività. Questo da un lato. Dall'altro, ma possiamo anche vederlo nell'altro, la maggiore autonomia, l'accennava prima la collega Follini dal punto di vista più della conciliazione, ma la maggiore autonomia che i lavoratori hanno avuto nella gestione del tempo, per alcuni, ha significato una maggiore concentrazione. Per esempio, lavoro in maniera molto più concentrata, c'è Gabriella, 60 anni, manager, molto intensa, e teoricamente potrei, come dire, lavorare ad oltranza. Quindi, in qualche maniera, una maggiore concentrazione. Ma in particolar modo, sappiamo che la maggiore concentrazione, quando sfocia però un'invasione del tempo del lavoro sulla vita privata, non va bene. Però un elemento interessante: il maggiore senso di autonomia ha aiutato i lavoratori più capaci di gestire il tempo in autonomia a non interrompere lo svolgimento di alcune task che richiedono molta concentrazione. Il problema è che spesso in ufficio si viene in qualche maniera interrotti, o il tempo viene segnato dalle pause, orari fissi, e uno magari sta terminando, non lo so, una relazione, deve interrompere e deve riprendere successivamente. A casa molte persone facevano la pausa nel momento in cui avevano interrotto, in cui avevano finito di svolgere il compito. Vado un po' veloce. Ok, io qui mi fermerei, lascerei sulle conclusioni perché. Cederei la parola alla mia collega Valentina Goglio, che va a chiudervi, a cercare di trarre delle conclusioni in questa lunga dissertazione. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Allora, io arrivo, sono arrivata per ultima, e chiudo un po' questa presentazione, e tirando un po' le somme di quello che è stato detto finora. Siamo partiti, le mie colleghe sono partite dalla presa d'atto, insomma, che è emersa dalle interviste, dal fatto che di fronte allo spaesamento e il senso di incertezza che si è generato in conseguenza della pandemia e dei processi di lockdown, di chiusura di molte delle attività economiche, il fatto che le imprese si siano riorganizzate, che abbiano anche comunicato in un certo modo ai propri dipendenti gli step che avevano intenzione di intraprendere, il modo in cui avevano intenzione di reagire a questo evento spiazzante e inaspettato, che ha un po' sovvertito tutte le categorie tradizionali a cui eravamo tutti abituati, compresi i lavoratori intervistati, è
Diciamo, le imprese hanno fornito una sorta di filtro all'incertezza. Che cosa vuol dire? Vuol dire che di fronte appunto a questo spaesamento, il modo in cui le imprese si sono organizzate e sono state in grado di creare anche un po' un senso di comunità e agganciarsi al discorso generale che era sui media pubblici che riguarda la pandemia, la necessità di fare fronte comune, di unirsi e di contribuire tutti alla risoluzione di questo problema, questo insomma, è stato percepito dai lavoratori e dalle lavoratrici proprio come un po' un filtro all'incertezza, se di fronte a questa incertezza c'erano comunque le risorse poste, messe a disposizione dalle organizzazioni, dalle aziende, dalle organizzazioni proprio per cercare anche di riproporre in forma diversa, in forma remoto, però quelle che erano le interazioni e le attività lavorative precedenti al periodo pandemico. E quindi anche il fatto che molte imprese avessero dedicato molta parte della comunicazione al rispetto delle regole di sicurezza sanitaria e al rispetto della cura, della salute dei propri dipendenti è stato un elemento che è stato molto apprezzato da lavoratori e lavoratrici e ha permesso di, insomma, di sentirsi anche parte di un movimento comune, di un gruppo che a livello aziendale, insomma, di creare unità anche a livello aziendale. E sono state molto apprezzate appunto la rapidità delle dinamiche di adeguamento che sono state messe in atto da molte delle imprese le quali lavoravano i nostri intervistati e diciamo in questa chiave di forte spaesamento, di forte incertezza che era presente nella maggior parte della popolazione, anche nei lavoratori e nelle lavoratrici, si può interpretare questa sostanziale benevolenza e accettazione senza troppa critica, anzi, in alcuni casi proprio senza alcuna critica al modo in cui le imprese sono transitate al lavoro da remoto, che c'è stata fra i lavoratori e lavoratrici in generale, ma anche fra i nostri intervistati, no? C'è stata un po' questo anche agganciarsi al discorso comune, al discorso pubblico comune della necessità di fare fronte a un nemico comune, no? Anche tutte le metafore che riguardavano la guerra, diciamo, la presenza appunto di questo nemico hanno fatto sì, che hanno creato un po' questo, quello che noi abbiamo chiamato frame dell'emergenza, ossia questa cornice entro la quale la situazione è stata rappresentata dai lavoratori e anche di fatto poi dalla maggior parte della popolazione. Questa cornice ha permesso di avere poi anche un'accettazione assolutamente acritica e molto benevola di molte delle pratiche di lavoro da remoto che sono state messe in atto, compreso anche a volte la richiesta di lavorare molto più ore. E, diciamo, nella nostra interpretazione ci sembra che questa sostanziale accettazione e benevolenza sia collegata proprio al senso di spaesamento, di incertezza, di spiazzamento che hanno vissuto i lavoratori e lavoratrici, che era anche connesso al discorso pubblico che era dominante sui media. Che anche ha veicolato dalle istituzioni, ossia la necessità a tutti quanti di contribuire e di fare fronte comune, di contribuire all'unità anche dal punto di vista poi delle imprese, dei lavoratori, quindi anche a livello professionale, e ognuno fare la propria parte per combattere questo nemico comune, spesso presentato con delle metafore belliche. Quindi questo era un primo elemento che abbiamo visto, forse che avete visto nella prima fase della presentazione. Poi mi piace, è saltato la formattazione, ma diciamo, questa metafora della guerra, della necessità di un impegno comune per fronteggiare un nemico esterno ha appunto anche portato l'abbiamo sentito prima, a molti lavoratori e molte lavoratrici a lavorare molte ore, anche più
del dovuto, no? Insomma, come abbiamo sentito prima, molti, insomma, 2/3 del nostro campione ha dichiarato di aver lavorato, quantomeno di aver percepito di aver lavorato di più. E quindi questo sicuramente quello che abbiamo rilevato è una disposizione, disposizione molto positiva, molto favorevole da parte dei lavoratori e delle lavoratrici a impegnarsi per fare la loro parte in questo contesto così critico e inaspettato. E, quindi sono dimostrati tutti molto volenterosi, c'è stato anche grande spirito di intraprendenza, quindi anche lavorare più ore, cercare di risolvere anche da soli i problemi e le emergenti, moltissimi problemi emergenti che ha causato la transizione, anche con un certo spirito adattivo, quindi cercando di insomma, adattarsi alle nuove condizioni, nonostante appunto in alcuni casi, diciamo prima, è mancata anche molto spesso la formazione all'uso delle nuove tecnologie o alle nuove forme di interazione. E diciamo che però poi quando siamo andati a guardare un po' meglio, più attentamente questo elemento della percezione di aver lavorato più ore, è emerso che dietro a questa percezione, a questa dichiarazione di aver lavorato più ore, ci sono molteplici significati e anche diverse situazioni, una situazione piuttosto eterogenea che non sempre fa riferimento a una situazione di maggiore efficienza produttiva, come detto prima la professoressa Bertolini. Cioè, in alcuni casi vi è stata una variazione dei carichi di lavoro, quindi una maggiore aver lavorato di più, ma perché sono anche aumentati i carichi di lavoro? È vero che molte attività erano sospese, ma altre invece sono andate avanti, quelle che erano considerate essenziali, insomma, poi c'era anche un po' una certa flessibilità nel considerare quali attività erano realmente essenziali o meno, quindi alcuni settori hanno continuato a lavorare e in alcuni casi hanno anche incrementato la loro attività. In altri casi, abbiamo visto prima, c'è stata una variazione appunto delle ore lavorate a fronte di una variazione dell'output che però non sempre è stato un incremento dell'output, a volte cioè, ci sono stati questi problemi di dispersione, di difficoltà comunicative che hanno portato a lavorare più ore ma senza un incremento nella produttività. E poi anche appunto tutte queste difficoltà che sono state citate prima, soprattutto che riguardavano l'interazione, l'adattamento al lavoro da remoto. Se invece vogliamo riferirci soltanto all'efficienza produttiva, quindi diciamo, una parte della ricerca ha voluto guardare proprio quindi a separare da queste situazioni che ho appena presentato, separare le situazioni invece in cui vi è stata una reale efficienza, maggiore efficienza produttiva, quindi un incremento della produttività, sono i casi in cui abbiamo riscontrato minori tempi per la realizzazione del medesimo output. È stato citato prima che la flessibilità dei tempi di lavoro può essere un elemento positivo e tradizionalmente considerato come un elemento positivo, perché appunto la capacità di gestire autonomamente i propri tempi di lavoro per alcune professioni, soprattutto per alcune task, alcuni compiti, è molto, molto positivo ed è anche stato molto apprezzato dai lavoratori e dalle lavoratrici, ma tenendo sempre presente, soprattutto se si vuole poi estendere su larga scala, sul lungo periodo, questa esperienza, diciamo, se ci si devono trarre delle lezioni da questa esperienza emergenziale per il futuro, bisogna ben tenere presente i problemi di time porosity che sono stati citati prima, ossia l'invasione della vita privata, degli spazi di vita privata dal lavoro. Nel caso delle misure di lockdown c'è stata anche l'invasione della vita privata nei tempi di lavoro, perché appunto le scuole erano chiuse, quindi per molte persone era complicato gestire e tenere separati i due ambienti, le due dimensioni. E anche un altro elemento molto importante che vedremo poi nella citazione successiva, che è auspicabile, soprattutto se si vuole riproporre su larga scala e nel lungo termine, è auspicabile formare i lavoratori, ma anche regolare, diciamo, questa gestione del proprio tempo. Infatti, volevo
qui prima, poi ritorno un attimo indietro, perché proprio questo è sicuramente un fattore molto apprezzato, la possibilità di gestire autonomamente i propri tempi di lavoro, ma molto spesso queste affermazioni sono anche associate al fatto che vi sia un riconoscimento dell'importanza delle capacità personali, quindi molte persone dicono sì, è vero, però è anche un po' la mia capacità quello di autodisciplinarmi, no? Come dice questo intervistato, che dice, perché secondo me appunto il tutto è molto legato all'autodisciplina. Sono uno che normalmente insomma già tirava tardi, quindi a maggior ragione a casa non staccavo mai, per una cosa personale ne avevo assolutamente coscienza. Appunto, se si intende poi estendere su larga scala e per un lungo periodo lo smart working, è necessario comunque fare in modo che queste abilità personali, queste soft skills e capacità di gestire il tempo poi non prendano anche, siano presenti in tutto, e bisogna assicurarsi che siano presenti in tutti, e poi non prendano anche il sopravvento, appunto come questa persona che dice sì, lavoro tantissimo, ma è normale per me. In realtà, appunto, quello che auspichiamo è che vi siano dei provvedimenti che mirino da un lato allo sviluppo, alla formazione di queste soft skills, ma anche a una regolamentazione di questa flessibilità, di questa autonomia, in modo che insomma, non siano i problemi, non siano scaricati interamente sul lavoratore, che non vi siano dei conflitti fra vita privata e vita lavorativa, e soprattutto anche i conflitti fra datori e prestatori di lavoro, soprattutto perché nella fase di pandemia, con insomma, tutta l'insicurezza economica che l'ha caratterizzata, molti lavoratori erano, diciamo, sentivano ricattabili e quindi un po' più disponibili, disposti a consentire alle richieste dei datori di lavoro di lavorare più ore, di impegnarsi di più, insomma. Quindi è anche un rischio questo di non regolamentare e non formare i lavoratori e le lavoratrici a questi aspetti, tenendo sempre in conto appunto del potenziale conflitto tra lavoratore e datore di lavoro, che vede il lavoratore in una posizione più debole, più ricattabile. Un altro elemento che abbiamo trovato, che ci premeva sottolineare nelle conclusioni, è che proprio questa differenza tra fasi di lavoro, fra task e compiti, no? Perché da un lato, se per alcune attività, quindi abbiamo visto che la compresenza fisica rimane comunque imprescindibile, rimane un elemento fondamentale di alcune fasi di lavoro, soprattutto per quelle più creative e complesse. L'abbiamo visto nell'intervista, nella quotation delle persone che lavoravano in un laboratorio di ricerca, quindi diciamo soprattutto nelle fasi iniziali, come diceva prima professoressa, c'è diciamo, la necessità di una presenza fisica proprio per lo scambio di idee, di comunicazioni, ma anche proprio per l'elaborazione collettiva di soluzioni legate a quella mansione lavorativa. E dall'altro lato, il vantaggio appunto del lavoro da remoto è questa possibilità di poter usufruire di una maggiore concentrazione, quindi di una maggiore tranquillità, di un maggiore isolamento rispetto alle interruzioni che ci sono in un ambiente lavorativo, in uno spazio fisico dell'ufficio. Però per questo riguarda soprattutto alcune task, alcune mansioni, come ad esempio l'elaborazione di testi, oppure l'elaborazione di dati, insomma, quindi mansioni che possono essere svolte anche da sole, che possono prevedere poi un'interazione, un confronto alla fine insomma, del compito svolto. Quindi, dato questo background, quindi dati questi elementi principali che abbiamo isolato dalla ricerca,
abbiamo interrogato i nostri lavoratori, ma ci siamo interrogati anche un po' noi su quali fossero i desideri del futuro e quali potessero essere i messaggi che potevano emergere da questa ricerca sulle forme del lavoro da remoto in futuro. E appunto, quando l'abbiamo chiesto ai nostri intervistati e intervistate, diciamo una minoranza ha dichiarato di voler tornare del tutto in presenza, invece è stata molto apprezzata questa idea di poter mischiare, combinare periodi in presenza con periodi a distanza, in particolare appunto un utilizzo o parziale qualche giorno a settimana o occasionale, quindi magari meno giorni a settimana o alcuni giorni al mese del lavoro da remoto, in alcuni casi anche magari organizzandoselo nel corso del mese, non solo necessariamente la settimana. Quindi diciamo una preferenza per una modalità ibrida con alcuni proprio che emerge dal riconoscimento comunque dell'imprescindibilità della presenza fisica, dell'interazione, della qualità anche dell'interazione a livello fisico nello spazio lavorativo. E quindi diciamo è emersa una preferenza verso la modalità ibrida da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, quindi alcune parti di lavoro possono essere svolte da remoto, alternate poi a momenti di compresenza nella sede. E tutto questo soprattutto per le attività creative o complesse, abbiamo registrato soprattutto per queste attività. Tuttavia, se diciamo qui ci sono un po' le nostre riflessioni in chiusura per poter far sì che l'esperienza del lavoro da remoto nella situazione emergenziale del 2020-2021 possa avere insomma, possa darci dei messaggi rilevanti e possa avere portare beneficio anche alla futura forma e direzione che prenderà lo smart working, pensiamo in conclusione che sia necessario provvedere anche proprio a una riorganizzazione del lavoro, perché se semplicemente accostare periodi di presenza in ufficio e periodi di lavoro da remoto può non essere sufficiente, anzi sul lungo periodo può anche rischiare di ulteriormente aggravare le conseguenze negative dello smart working che abbiamo registrato un po' tutti nel periodo pandemico. Quindi, se questa compresenza viene accompagnata da una riorganizzazione del lavoro e soprattutto quindi da chi ha ruoli di coordinamento, organizzativi, decisionali, provvede a riorganizzare proprio il lavoro, non soltanto abbinare periodi di distanza e periodi di presenza, ma riorganizzare interamente il modo in cui vengono svolte le mansioni, è possibile dare una forma a questo smart working nella quale le interazioni formali, ma anche informali, che sono così importanti per lo svolgimento del lavoro, anche per informare, per veicolare informazioni fondamentali per il lavoro, avvengano nei tempi di presenza e le altre attività vengano svolte nei tempi di lavoro da remoto, quindi riorganizzare in modo da separare anche le attività da svolgere nei due diversi contesti e anche molto importante, a nostro parere, provvedere a una formazione alla gestione, all'uso delle nuove tecnologie, perché altrimenti non si fa altro che riproporre le disuguaglianze già osservate nel periodo pandemico. Ah, l'ultima è finita. L'ultima cosa, appunto, l'uso, quindi la formazione, ma anche l'importanza poi della regolazione dei tempi di lavoro all'interno di un'autonomia, proprio perché di un'autonomia un po' organizzata, diciamo, una flessibilità organizzata nella quale venga riconosciuta l'importanza dei tempi di lavoro, dei tempi di pausa rispetto ai tempi di lavoro, anche l'importanza della formazione all'autonomia e all'utilizzo delle nuove tecnologie. Bene, adesso abbiamo finito. Non so se apriamo il dibattito, no? Sì, interrompo la condivisione. Ok, buongiorno, vedo Giovanna Follini, buongiorno. Allora, metto griglia così vediamo tutti. Ah, ok, perfetto. Ok. Grazie.
Professor Rineri, buongiorno. Posso parlare? No. Certo. Ah, non si sente, no, al microfono chiuso. Sono in collegamento? Sì, adesso sì. Allora, saluto a tutti, in particolare ad Angelo, che non vedo da tanti anni e spero di rivedere presto. Ovviamente uno ricorda le persone anziane, evidentemente, come Angelo e Dio. Quattro punti vorrei fare. Il bellissimo lavoro, quindi non mi soffermo sui commenti positivi, osservazioni. Sarebbe interessante in futuro lavorare sui time use. Tempo fa, credo più di 10 anni fa, Giovanna forse se ne ricorda, facemmo un'analisi sui confini tra tempo di lavoro e tempo libero attraverso questa grande indagine europea sull'uso del tempo. Chissà se verrà fatta un'indagine simile in questo momento. Già allora, peraltro, trovammo che i confini tra tempo libero e tempo di lavoro erano abbastanza, per una percentuale non piccola, ho un ricordo intorno al 10%, confusi, cioè si facevano attività di lavoro anche fuori del tempo di lavoro. Erano tempi in cui l'informatica era anche non particolarmente diffusa. Secondo punto, qui vorrei partire da un dato aneddotico. La figlia di una nostra collega, durante la pandemia, ma anche dopo, dipendente da una grande multinazionale europea, ha lavorato da salina nelle Eolie per lunghi mesi e anche. Quindi il problema della delocalizzazione. Chiaro che nella vostra indagine forse era difficile farlo, ma il problema della decolonizzazione si pone. Ci sono ovviamente versioni diverse, c'è chi punta molto sul south working, il lavorare dal mezzogiorno, che è un filone che ha avuto una serie di tentativi anche organizzativi. Probabilmente non facile destino. Se pensiamo al magistrale studio di Moretti sulla geografia del lavoro, un economista americano, anche di origine italiana, il quale spiega di capire perché i lavoratori dell'informatica essero concentrati in California, mentre potevano lavorare anche a distanza. E lì il problema era la contiguità dei tempi esterni di vita, cioè i servizi culturali, i servizi per la famiglia, i servizi scolastici, cioè tutto quell'ambiente che richiede ai certi tipi di lavoratori intellettuali di stare insieme, di convivere con i propri simili. La geografia del lavoro è centrata proprio su questo argomento di spiegare l'apparente paradosso che Google e altri si concentrano in California o a New York, cioè, anche a costo di subire dei costi di insediamento maggiori, mentre potrebbero benissimo delocalizzare. Il problema del smart working è stato posto in occasione della pandemia. E alcuni ci stanno anche tentando di organizzarlo. Comunque, i casi individuali ci sono. Infine, il problema che peraltro ho visto posto nelle conclusioni della differenza nel lavoro intellettuale da quello creativo a quello invece ripetitivo. L'innovazione molto spesso nasce da contatti occasionali. Personalmente potrei ricordare due episodi importanti di nuove iniziative nate a pranzo. Una con Dan Gangalli quando nella prima ondata delle ricerche europee inventai un progetto sull'immigrazione, parlo di 25 anni fa,
che si chiamava Migrinf, sul rapporto tra immigrazione irregolare e economia sommersa in Italia e nei paesi europei, e nacque a pranzo, da un occasionale scambio così come da occasionale scambio a pranzo di con Nuvolati, nacque l'idea dell'indagine longitudinale della bicocca. Questo è un problema che nasce solo delle frequenze occasionali e a distanza non si possono fare. La battuta che la pausa caffè o la pausa pranzo spesso è molto utile per innovare, mettere a contatto persone che stanno in contesti diversi. Io ho letto anche che Google a volte invita i suoi dipendenti a andare in diversi, quando stanno nello stesso spazio, ad andare in altri uffici, a frequentare ambienti diversi all'interno dell'organizzazione, proprio per favorire gli scambi occasionali. Da qui nasce l'innovazione. E il lavoro a distanza chiaramente mette in crisi tutte queste cose. Quindi il problema delle situazioni ibride, come forse si delineano, potrebbe essere il futuro, a volte ibride anche in termini spaziali, cioè, date che le comunicazioni spaziali migliorano molto, il nostro sud potrebbe sfruttare anche queste occasioni. Vabbè, mi fermo qua. Bel lavoro comunque in ogni caso, io aspetto che ci siano anche studi più approfonditi da parte dei time use, quando ci saranno, si potranno fare naturalmente. Ho Grazie. finito. No. Ah, ok, sì, va bene, ok. Adesso ne abbiamo sentita comunque. Grazie, grazie molte per queste osservazioni, ne terremo sicuramente conto per la prossima evoluzione della ricerca. Se ci sono altre domande in aula, oppure se qualcun altro vuole intervenire da remoto. Sì, così, esatto, che altrimenti non sentono. Allora, grazie. Io sono stato insegnante diverse delle vostre insegnanti qui presenti, e quindi ho un po' il ruolo del vecchio zio simpatico, magari un po' rimbambito, ma che si ascolta con simpatia nelle riunioni di famiglia. Allora, provo a stare dentro i 10 minuti o giù di lì che mi ha concesso Sonia. Comincio anch'io con i complimenti, come ha fatto Emilio Raineri poco fa. È una gran bella ricerca, e è una ricerca utile, per non dire preziosa. Lo dico sinceramente perché è difficile lavorare in queste condizioni, cioè è una sfida per i sociologi, sia dal punto di vista delle condizioni materiali che sono cambiate, sia dal punto di vista degli strumenti di cui non disponi per affrontare una realtà che ti cambia sotto gli occhi. Questo lavoro è prezioso, si rivelerà tale ancora di più nel corso degli anni successivi. Io in questo periodo lavoro con un gruppo di storici sugli anni 70-80 del secolo scorso, sui temi della deindustrializzazione e della percezione della deindustrializzazione. Un sacco di documenti per quel che riguardano le classi alte, il governo, i corpi intermedi, i comuni, eccetera. Ci chiediamo continuamente come la pensavano veramente i lavoratori, come venivano percepiti i fenomeni in corso in quel periodo. Voi qualcosa lascerete da questo punto di vista. Va bene, questo per quel che riguarda i commenti. Poi io non
fino a stamattina non prevedevo neanche di intervenire. Sapevo qualcosa della ricerca in corso, avevo seguito qualche paper, però non avevo ascoltato una presentazione così sistematica come quella di oggi. Sistematica, ricca di spunti che vanno in un sacco di direzioni diverse, tutte impegnative o quasi tutte impegnative. Allora, lo sforzo che io ho cercato di fare nel corso dell'ultima ora, nelle ultime 2 ore, è stato quello di trovare come sociologo di professione un contenitore o un paio di contenitori all'interno dei quali sistemare gli stimoli che mi sono arrivati e anche le domande che pongo. Alcuni punti che mi servono per orientarmi, che vi trasmetto perché magari servono anche a qualcun altro. Beh, io ho in mente, soprattutto per ragionare su quello che ci avete detto, due dicotomie. Non invento niente. Le due dicotomie di riferimento, per quel che mi riguarda, sono specialmente una, udite, continuità e rottura. È un modo di pensare, alternativo o parzialmente alternativo che ricorre tra chi da una parte dice che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, che in fondo sapevamo già, l'avevamo già fatto in compagnia bella, e chi invece parla di rivoluzione, che sia la quarta o la quinta o la sesta rivoluzione industriale e simili. Allora, questa è la prima alternativa, continuità rottura. La seconda alternativa che ho in mente, ispirata anche, forse soprattutto, dalle polemiche di questi tempi, in tema di Green Pass, restrizioni passate, presenti e imminenti, è l'alternativa tra l'eccezione e la regola, lo stato di emergenza e qualcos'altro. Se ho tempo, un minuto ci ritorno. Allora, la prima dicotomia, quella continuità-rottura, io la uso, l'avevo presente soprattutto per decifrare, come vecchio sociologo del lavoro e dell'industria, alcune delle cose che sono state dette oggi, chiedendomi quanto c'è di nuovo. Io sono per carattere indeciso e quindi tendo a non schierarmi col secondo termine dell'alternativa, neanche completamente con il primo. Preferisco parlare di una evoluzione accelerata, cioè di un'evoluzione già in corso in cui l'emergenza presente, come è successo in passato nel caso di guerre, crisi economiche, eccetera, fa da condensatore e da catalizzatore. E qui, appunto, pensando alla dialettica continuità-rottura, io sono un vecchio professore in pensione ormai da diversi anni. Continuo a lavorare dal punto di vista scientifico e didattico, ma in maniera ovviamente molto più ridotta e intermittente rispetto a prima. Tradotto, tutte le volte che ho dovuto usare Zoom o Webex, sono entrato nel panico. E ho combinato inizialmente almeno un bel po' di pasticci sulla base di una continuità che è quella dell'impreparazione tecnologica che è stata citata prima perché nessuno me l'aveva insegnato. Poi, ripensando al mio passato, ho pensato ad altri momenti in cui nessuno me l'aveva insegnato. Negli anni 90 la maggior parte dei presenti in questa sala non erano ancora nati e io affrontavo la posta elettronica. La posta elettronica, lo dico, è importante oggettivamente, è un simbolo anche di un certo numero di cose che sono cambiate nel corso della mia esperienza lavorativa. Il ricevimento studenti cambia nel momento in cui un certo numero di cose te le chiedono. Sto parlando di cose che sapete tutti perché sono normali, non erano normali allora. E alcuni dei miei colleghi non ce l'hanno fatta, alcuni hanno fatto molta fatica, altri hanno continuato a pasticciare per un po' d'anni prima di andare in pensione. È stato lento e contraddittorio perché non c'erano crisi o emergenze, quindi ci si poteva permettere di andare avanti a tentoni per un po' di tempo. Potrei fare degli altri esempi, ma voglio dire, se vogliamo trovare elementi precedenti interessanti. Il fatto di trovare i precedenti è interessante per capire quanto anche della letteratura scientifica passata ci serve ancora e quanto invece possiamo buttare via tranquillamente, eccetera.
Altri elementi su cui la questione continuità-rottura gioca. Il controllo attraverso la tecnologia. La tentazione di dire che non c'è niente di nuovo è forte. Voi leggete la quarta sezione del Capitale di Marx e vi spiega che in una serie di situazioni non c'è più bisogno del capo perché ci pensa la macchina. La macchina allora era un tornio, poi è diventato un tornio a controllo numerico e poi è diventato il computer. Ma è noto da un pezzo che ci sono moltissime, c'erano, ci sono moltissime operazioni lavorative in cui i tempi sono dettati da un programma, da un sistema operativo, da un'app che si usa e non c'è neanche bisogno di un controllo fisico ravvicinato. Su questo, appunto, c'è stata un'accelerazione, probabilmente non una novità assoluta. Un altro punto che mi porta poi alla seconda dicotomia, quella di tipo più societario, mentre questa riguarda la prestazione lavorativa, l'individualizzazione del rapporto di lavoro. Qualunque sindacalista rozzo o intelligente vi racconterà che nel corso degli ultimi 30 anni il problema della sua vita è stato questo: il fatto di combattere e contrastare, nel caso suo, una tendenza apparentemente irreversibile all'individualizzazione del rapporto di lavoro. Su questo l'accelerazione è stata forte e su questo avete cominciato a ragionare e dobbiamo continuare a ragionare. Dico soltanto i titoli per quel che riguarda la seconda dicotomia, quella che si colloca soprattutto a livello societario. Dicevo, stimolata anche dalle polemiche di questi giorni e dai filosofi che sono intervenuti come più o meno volontario scudo protettore rispetto ad atteggiamenti Novax e simili, sapete di che cosa sto parlando. Allora, molte di queste discussioni, specialmente quelle alte, e alcune sa sapendolo, altre senza saperlo, hanno alle spalle alcune teorizzazioni, di cui la più importante è probabilmente quella di un filosofo tedesco che si chiamava Carl Schmitt, che era primo un genio, con qualche difettuccio, il principale dei quali essere un nazista convinto. Ma questo è un discorso, non è un altro discorso, fa parte del discorso principale. Favorito dal fatto di essere tedesco, che è una lingua molto precisa, lui distingueva, vi risparmio i termini tedeschi, tra stato di Notfall, stato di emergenza o di necessità, e Ausnahmezustand, che vuol dire stato di eccezione. Eccezione nel senso che sparisce la regola, si spazza via la regola. Questa è la seconda diapositiva. A livello alto la troviamo, e in politica, come alternativa tra il fatto di considerare quella presente un'emergenza. L'emergenza, per definizione, è qualcosa che è temporaneo e che si fa il possibile perché sia la più corta possibile. Se si ragiona in termini di stato d'eccezione, la prospettiva invece è quella di cambiare radicalmente gli ordinamenti. Due parole su questo termine, ordinamenti, lo usava Max Weber a proposito di un tema assolutamente centrale in tutto quello che vi è stato detto stamattina, cioè i classici della sociologia, ma anche noi sulla base del normale buonsenso, sappiamo che la nostra vita si divide continuamente tra diverse situazioni in cui le regole sono diverse, le regole del gioco cambiano. In un ordinamento ci si comporta in un certo modo, in un altro ci si comporta in un altro modo. Se un professore vi fa una domanda sul testo d'esame, la cosa è normale. Se vi fa una domanda sulla vostra vita amorosa, sentiamo immediatamente che c'è qualcosa che non torna, che c'è stata una regola che in qualche modo è stata violata. Allora, la storia dell'umanità può essere letta anche come letta di storia per il ridisegno delle diverse aree istituzionali. Tante cose, prima le faceva la famiglia, poi le ha fatte la scuola, prima per l'istruzione superiore, poi arrivando fino alla scuola materna. Allora c'è un problema generalizzato di ridisegno dei confini. Io non ho tempo di farlo, questo esercizio un po' verbalmente adesso, ma si può fare per parecchie delle cose che vi sono state dette. C'è un problema quindi di ridisegno dei confini tra la sfera del lavoro e quella della famiglia, evidentemente, ma anche tra altre sfere. Le implicazioni sono tantissime e quasi tutte importantissime. Te ne butto giù di una: l'architettura.
nel processo di ridisegno tra ordinamenti l'architettura non può restare la stessa, cioè di solito lo resterà, lo resta per un bel po' di tempo, ma a prezzo di gravi inconvenienti e di gravi problemi di adattamento, e potrei fare altri esempi di questo tipo. Ma c'è ancora un punto, non so se sia troppo sottile, ma lo dico lo stesso. Io distinguo tra ridisegno degli ordinamenti e trespassing, sfondamento delle frontiere, invasione da un ordinamento all'altro. Se è chiaro quali sono le nuove regole per nuove aree istituzionali, più o meno ce la caviamo. Sappiamo che a scuola è auspicabile che i genitori non rompano troppo le scatole, perché sono gli insegnanti che ci pensano, un po' di altre cose di questo genere. Diverso è il discorso quando parliamo di confini che sono stati definiti o che non sono stati ufficialmente o formalmente cambiati, ma che vengono violati. Molti degli esempi fatti oggi non sono violenti. Sono spesso invasioni di tipo più placido e più sotterraneo, ma comportano un'invasione di sfere, non soltanto un ridisegno delle sfere, ma una invasione in termini di controllo, di ingerenza, eccetera, in una sfera che non è quella propria di chi commette l'invasione. Potrei continuare, ma non continuo. Spero di continuare con le colleghe e magari con qualcuno di voi a discutere su qualcuno di questi argomenti. Grazie. Allora, non so se qualcuno delle colleghe vuole intervenire, dico solo due cose. Allora, intanto dico che siamo appunto state oggi molto fortunate noi e anche molto fortunati gli studenti. Ho presentato le due persone che sono intervenute, non ho detto chi sono, immagino che noi li conoscevamo tutti, forse gli studenti no, ma in realtà li conoscono perché usiamo i loro libri di testo, però come dire, avevamo qui due persone che hanno insomma. Rappresentano un po', non forse i padri, comunque degli elementi importanti della sociologia del lavoro e dell'industria degli ultimi, insomma, diciamo 50 anni. E quindi siamo stati molto fortunati a avere il loro intervento e i loro commenti sulle nostre ricerche. Sicuramente molto utile per gli studenti e per chi si è collegato oggi alla giornata della sociologia. Noi molto fortunati ad avere i loro commenti. Dico solo due cose veloci, poi magari qualcuno delle colleghe vuole aggiungere qualcosa e magari raccogliamo ancora qualche commento, però due cose veloci, volevo solo dirle su queste sollecitazioni. Una era questa cosa del processo creativo, che effettivamente anche noi abbiamo trovato questo aspetto che laddove si deve implementare un nuovo processo di lavoro oppure si facciano dei lavori creativi, effettivamente c'è un problema nell'interazione online, però poi un interrogativo che in realtà deriva da una sollecitazione che ci è stata fatta mentre proprio facevamo questa ricerca da Simone Tosi, che è un altro membro della ricerca che oggi non ha potuto essere presente, e che diceva tutto sommato, noi per esempio siamo riusciti a essere, noi con tutta questa ricerca, mi ricollego a qualcuno che diceva, l'avete fatta in Angelo, forse in un periodo complicato, l'abbiamo costruita, progettata e implementata tutto online, perché nasce nel primo periodo del lockdown. Io, Valentina Facetti, la rivedo adesso per la prima volta in presenza dopo 2 anni, adesso non perso il senso del tempo. E c'è stato, effettivamente si è creato poi lo stesso un processo creativo. Certo era che c'erano già delle relazioni precedenti di fiducia tra di noi, non so se questo abbia giocato, però forse insomma c'è da riflettere anche su come, anch'io concordo che è molto più facile il processo creativo delle interazioni informali, così abbiamo insomma. Certo, c'è da, insomma, da qualche tema di riflessione su queste comunicazioni online e da fare. E insomma, tutte le altre cose sono molto,
Interessanti. L'altra cosa che volevo cogliere invece dell'intervento di Angelo era questa differenza qui. Effettivamente noi abbiamo scritto insieme a Valentina Gogli un pezzo sullo stato di emergenza, di nuovo nella prima fase alla fine del primo lockdown, come questo ridisegnasse tutti i confini, no? Io a volte dicevo con lezione che quando dicevo che cos'è la fiducia istituzionale, spesso facevo l'esempio, quando voi la mattina vi alzate per venire all'università non controllate se l'università è aperta e funzionante. Dico, adesso sono 2 anni che questo esempio non posso più farlo perché lo stato di emergenza ha rimesso in discussione anche no, le regole, l'ordinamento, però c'è differenza con lo stato di eccezione, perché ormai siamo forse in uno stato di eccezione, quindi grazie per lo spunto. Grazie. E allora io direi se altre colleghe in realtà collegate vogliono dire qualcosa, ci sono ancora, abbiamo ancora almeno un quarto d'ora di tempo, quindi se ci sono sollecitazioni anche da parte degli studenti. Valentina Faccetti, ci vedo in piedi, vuole dire qualcosa? Se ci sono domande e poi le colleghe così magari chiudono tutto insieme. Sì. 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 Sono un esempio rispetto È vero, è vero. Non so se avete sentito, perché uno dei problemi della tecnologia è che chi è a casa non sente chi in aula, però il professor Picchieri diceva che il fatto che ci si vedano, non so se voi li visualizzate, però dei quadratini senza le videocamere accese rappresenta in qualche maniera una sorta di barriera e di difesa dall'invasione degli spazi privati da parte degli spazi pubblici. Allora, vedo, forse Annalisa Dordoni, Sì, l'unica che grazie. vuole intervenire. Vediamo Mi se riesco a... sentite? Sì, vai pure, adesso se riesco ti metto anche grande. Vai pure, Annalisa. Sì, buongiorno e buongiorno a tutte e a tutti. Grazie mille, è stato veramente interessante seguire la vostra presentazione. Volevo soltanto ringraziare il professore per il secondo intervento che mi ha colpito molto e volevo, come dire, semplicemente invitare in particolare il professore al secondo seminario su Torino che sarà domani, in cui presenterò una ricerca che sto conducendo, in particolare sulle relazioni tra smart working e confinamento, quindi lockdown e pandemia, rispetto a quanto è stato detto sulle questioni, le criticità, diciamo, tra emergenza e norma. Quindi anche il discorso che è stato fatto su stato di emergenza e stato d'eccezione, eccetera, credo che siano veramente interessanti e sono anche un po' delle riflessioni che ho condotto anch'io durante la ricerca. Quindi mi piacerebbe molto sentire poi il suo parere se riuscisse a seguire anche domani. Ecco, grazie mille. Grazie, qualcun altro vuole intervenire? Sì, domani mattina abbiamo un altro intervento, un'altra mattinata sul tema dello smart working, in cui verrà presentata un'altra ricerca appunto da Annalisa Dordoni. Scusa, Sonia, mi senti? Sì, Sono Giovanna. Giovanna, sì. Approfitto perché dopo secondo me conviene che chiudiate voi che siete lì in presenza. Volevo ringraziare anch'io per i commenti e le domande. Forse riprendere solo una questione relativa alla delocalizzazione che citava prima Emilio Reineri. Abbiamo soltanto, non si poteva analizzare questa cosa nel momento in cui abbiamo fatto la ricerca. È una delle domande che comunque ci siamo posti e su cui ha senso riflettere, avrà senso vedere quali saranno le trasformazioni nel futuro anche di alcuni quartieri delle città. Io vi parlo qui da Milano Bicocca, che è un quartiere in cui l'università e grandi edifici di grandi aziende
dominano sulle abitazioni, diciamo, e questo quartiere è rimasto deserto per un anno e mezzo e adesso ci si chiede quanto si ripopolerà, quanto e l'uso dello smart working ha anche questo impatto sulla vita dei quartieri e quindi sullo spazio urbano. E Simone Tosi, che non c'è, ma era nel nostro gruppo di ricerca, è uno studioso di queste dinamiche, quindi ne abbiamo anche discusso, però appunto è una cosa che poi bisognerà analizzare nel futuro guardando in avanti, ecco. E per il resto basta, volevo solo ringraziarvi e salutarvi tutti. Grazie. Grazie Giovanna. Allora, raccogliamo ancora se magari c'è qualche domanda. Vedo una domanda in chat, dice se è possibile avrei una curiosità, è per caso emerso se nel complesso gli intervistati hanno percepito che lo smart work abbia aumentato o diminuito la loro produttività? In realtà, come ho cercato di spiegare, è un po' variabile la risposta, non è univoca. Ma sicuramente, se devo dire, c'è una prevalenza di diminuzione in quella situazione di particolare. Però ci sono degli elementi su cui si può cercare di lavorare. Per esempio, faccio un esempio sulla comunicazione attraverso le piattaforme o comunicazione online. A un certo punto, in una parte poi che insomma non ho più presentato, ma si dice che a un certo punto in alcune imprese è diventata molto efficace ed efficiente perché hanno imparato a fare delle call molto brevi e finalizzate all'obiettivo. Quindi con le dovute accortezze per alcune fasi di lavoro potrebbe anche migliorarla. Ok. Altre domande? Ah, ok. Prego, Guido Cavalca. Buongiorno e grazie Buongiorno, della mi faccio ingrandire subito. presentazione. Vediamo se riesco a Molto ingrandire anche lui. interessante perché ci sono, devo dire, molti dettagli sulle interazioni quotidiane durante appunto i processi lavorativi che sono, credo, molto interessanti da approfondire per capire anche le difficoltà della gestione del lavoro agile o smart in una fase appunto non emergenziale, cioè quella che vivremo, spero, diciamo a breve. La cosa che veniva dalla ricerca, mi sembra ci sia stata da parte delle aziende un atteggiamento spesso anche paternalistico, no? Si vedeva nel tentativo anche di, come dire, addirittura di dare indicazioni su come gestire la propria figura paterna-materna o altre cose, no? E dall'altra l'atteggiamento dei dipendenti che è spesso anche di, come dire, anche di autosfruttamento a volte, quindi di, come dire, di disponibilità a lavorare molto di più dell'orario, forse anche del necessario. Chiaramente una fase di emergenza è comprensibile, però sono secondo me due questioni, due elementi che poi nella fase di istituzionalizzazione del lavoro agile saranno molto importanti da studiare e in qualche modo da regolamentare, perché saranno decisivi nella, come dire, nel determinare la qualità del lavoro dal punto di vista, come dire, proprio del benessere lavorativo, dei rapporti, delle relazioni lavorative. Tenendo conto che il lavoro agile, per come è stato istituzionalizzato per via legislativa, prevede un rapporto uno ad uno, lavoratore o lavoratrice e azienda, nel senso che, diciamo, una parte del rapporto è proprio in chiave individuale, cioè il lavoratore o la lavoratrice devono chiedere individualmente, accordarsi individualmente su come gestire il lavoro agile. Questo è un elemento molto interessante anche per quello che si diceva prima, no? La trasformazione in chiave di individualizzazione dei rapporti di lavoro. Questo è un passaggio normativo molto importante. Ecco, credo che bisognerà capire come questo processo, che è stato ovviamente necessariamente dall'alto, come poi i dipendenti riusciranno e quali saranno gli elementi fondamentali a, non dico ribaltare, ma equilibrare questa relazione, cioè
ci vorrà una in qualche modo anche una, un po' una fase di autoformazione, scusate l'interruzione, ma gestione di un bimbo a casa, e c'è un problema di auto, diciamo, di autogestione, scusate, di autoformazione da una parte, cioè come il dipendente deve imparare anche a gestire la propria giornata lavorativa e i propri impegni quando non si è in un ufficio, no? Come gestire la propria giornata lavorativa e tante cose. Insomma, però credo che proprio la questione sia come quali processi ci vorranno per riequilibrare questa relazione che per il momento è molto a vantaggio dell'azienda. Ecco, questo era il mio intervento. Grazie mille della vostra relazione, della ricerca. Grazie davvero. Grazie Guido, grazie mille. Ma sì, sono... personalmente, ma credo anche come gruppo di ricerca, molto d'accordo che questo sia uno dei temi adesso cruciali, diciamo, da discutere. E io credo che, almeno spero che adesso dalla nostra ricerca, il tentativo sarà quello di trarre degli strumenti che possano anche agevolare questa riorganizzazione, questa rimessa in discussione di come organizzare il lavoro di cui parlavano Sonia e Valentina nelle conclusioni, insomma. Mi veniva in mente a questo proposito, e anche poi rispetto alle sollecitazioni del primo intervento del professor Raineri, che in realtà qualcosa possiamo cominciare a dire, per esempio quel discorso sulla creatività, sul lavoro, sugli aspetti più creativi del lavoro intellettuale, eccetera. È vero, ci sono professioni più creative e altre, però ci sono anche delle fasi più o meno creative in diversi tipi di lavoro, per cui diciamo non è soltanto un decidere che il lunedì si lavora da casa e il martedì si va in ufficio. Per essere efficace credo si debba riconsiderare in modo un po' più serio anche il processo lavorativo, no? Quindi magari lavoro a casa nelle fasi in cui mi serve concentrazione e in ufficio, quindi sicuramente è più complesso e bisogna vedere quanto, insomma, si riesce a introdurre anche questi aspetti, che poi in quel voglio lavorare la torta ultima, vorrei lavorare da casa alcuni giorni alla settimana, c'è anche questo tipo di discorso, perché c'è anche, come dire, abbiamo visto che molte cose si possono fare da casa, ma abbiamo anche visto che alcune cose non si possono fare da casa. Tra le cose che non abbiamo ancora indagato in profondità, tra le informazioni che abbiamo, per esempio, una domanda che a me è venuta è: chi sono quelli che non vorrebbero mai più vedere il lavoro da remoto, neanche lontano per l'appunto, scusate il gioco di parole, però e adesso questo riguardava solo la prima fase, ma nella prima fase, andando a spulciarli un po' a vedere quali erano, c'erano moltissimi insegnanti, ok, quindi tra quelli che dicono il mio lavoro da casa non ha proprio senso, e anche nel nostro mestiere, diciamo, la parte didattica ha avuto problemi che ha avuto. Vabbè, insomma, diciamo, ci sono un po' di elementi che possono servire, spero, a questa fase successiva. Va bene, ci stiamo avvicinando alle 11:30, vi chiudiamo, non so se... Domande ancora da casa, cioè, qualche domanda da casa, grazie. Ehi, ragazzi. Alle ragazze. Va bene, sentite, io uso ancora 20 secondi veramente per ringraziarvi molto degli interventi, perché a noi la ricerca è piaciuta e piace moltissimo, ci siamo appassionate, però insomma oggi mi è sembrata ancora più bella e più importante grazie agli interventi e al tipo di contestualizzazione che ci avete aiutato a fare, quindi grazie. E grazie a tutti. Va bene. Allora va bene. Grazie a tutti, i colleghi che si sono collegati, che hanno parlato, grazie agli studenti, e ci salutiamo qui.